Ed eccoci qua. Per ora siamo solo in tre, ma pian pianino arrivano tutti quanti. Perché adesso pian pianino arriva il buon Enrico con la sua birretta. Mario è già qua, arriveranno anche il buon Barbateo. Arriveranno anche altri, pian pianino arriva anche Cenere. Dovrebbe venire anche Gabriele se ce la fa, se non mi sbaglio. Aveva dato l'80% di essere presente, ma al momento abbiamo dalle ginocchia in giù, ma dalle ginocchia in su non abbiamo. Buonasera a tutti, tra l'altro, tutto ciò, buonasera. Buonasera, buonasera. Enrico di Storia di Fumetti e Cinema con il mio compagno di avventure, il mio Nakama, Mario Mancuso. Che tra poco potrebbe un attimo assentarsi per prendere la sua cochina come l'altra volta. Giustissimo, ma ci vuole. Preso io la bottiglia d'acqua qua, quindi... Birretta bella fresca portata dal Nakama Mancuso, tra le tante cose. Giusto. Portata in dono a casa mia, in dote, birretta. Giusto. Ho visto che siete andati a Venezia. Sono stato... Sì. Sono riuscito... Ma no, chi se la toglie più dalla testa? Prima volta. Ho fatto il conto, cos'è? 13 film in 3 giorni dovrei aver visto. Porco Giuda. Un delirio. Poi magari con cast lì presenti e robe varie. Quello l'ho evitato perché per il cast ci sono delle visioni a pagamento che per quest'anno ho voluto evitare, l'anno prossimo potrei farci il pensiero. Poi magari spieghiamo durante la serata com'è il funzionamento lì delle visioni a Venezia, come funziona, cioè, le prime col cast, le prime senza cast, il red carpet e quant'altro, perché è veramente un mondo a parte, ed è letteralmente un mondo a parte perché non ero mai stato a Venezia e l'ho vista solamente camminando verso la stazione perché stavamo per perdere pure il treno, cioè il vaporetto ci ha chiuso lì davanti, mi sono dovuto fare mezza città a piedi con 3 bagagli addosso. No, vai, bello il ponte di Rialto, sì, bello, farselo con 3 valigie però un po' meno. Ma tu, Mario, non eri mai stato a Venezia? Mai. No, malissimo. Allora ci devi andare anche fuori dal il problema è che non ci sono mai stato neanch'io, devo essere sincero. Cioè, sono stato a Venezia 2 volte in realtà, ma solo per andare all'aeroporto per andare in Giappone. Io vi dirò, vorrei sapere eventualmente se c'è qualche veneziano poi all'ascolto, vorrei sapere il suo punto di vista, perché è bellissima, pulitissima, però la sera, allora tu ti fai i vialoni principali e ok, poi noi giravamo nelle viette per andare verso il nostro bed and breakfast, appena entri dentro un vicoletto, una vietta, il silenzio di tomba, cioè ma proprio inquietante al massimo, lì ci basta un pizzico di nebbia ed è Silent Hill. sì, di brutto. Bellissimo. Di brutto. Scusate, io stavo condividendo giustamente col gruppo Telegram, a cui tra l'altro chiunque voglia entrare è liberissimo di entrarci, di storie di fumetti e cinema. Esatto. Io stasera sono molto Marchetta, ci sta. Ma proprio anche Mario è pronto con grandi annunci. Sì, ma tanto che aspettiamo, però voglio fare un attimo l'off topic che non è off topic. Ci sta. Ma ragazzi, cosa sta succedendo su One Piece? No, è periodo momento delirio, cioè non parliamo, cioè spoiler non ne sono ancora usciti. Perché in teoria dovevano uscire oggi, ma escono probabilmente domani e ne parleremo domani sera qua in live su Twitch. Ma aspetta, sul 59, no, 59. Il 60 quindi. Sì, il 1060, okay. Perché escono gli spoiler in ritardo per il semplice motivo che in Giappone la prossima settimana, invece che uscire di lunedì come esce di solito, esce di martedì. Non so il perché, devo ancora informarmi. Però il Jump esce con un giorno di ritardo. Qualche festa nazionale, forse. Ma di solito, se è festa nazionale, il Jump esce al sabato. Ok. Perché di solito fanno proprio questa cosa qua. Se esce il lunedì o la domenica è festa, esce il sabato. Altrimenti esce il lunedì. Quindi devo proprio capire perché è proprio una roba strana. Perché i giapponesi i giapponesi sono fighi su una cosa. Se è festa la domenica, loro hanno il festivo al lunedì. No, domenica è festa e non sai lavorare bene, il festivo in realtà è il giorno dopo. Bello però. Quello è bello. Hanno poche feste, ma intelligenti. Per un popolo che lavora praticamente 72 ore al giorno in una giornata di 24, esatto, ci sta anche, però...
Posso fare solo un commentino su One Piece? Ho letto il 59. Io godo come un maiale quando Oda mi fa la storia fuori dalla storia. Cioè, se c'è una cosa che mi fa impazzire di One Piece, questa cosa me la ricordo da Barbanera contro Ace, più o meno, è quando Oda mi fa la storia fuori dai Nakama, fuori dai Mugiwara. Cioè, a me piace tantissimo. Che fa, però, fa vedere il resto ricordi del mondo, il volume, quello era il volume, se non mi sbaglio, 25, e fu una roba esagerata. E vedrai che questo qua, che è il volume 105, sarà una roba altrettanto esagerata. Lo spero. Guarda, io tra l'altro ne parlavo con un caro nostro amico, Tommaso, che chissà se ci sta seguendo adesso, di tutte le battaglie che Oda ci ha fatto intravedere, subodorare, eccetera. Io veramente, se fossi in Shonen Jump, andrei dal sensei e direi, ascolta, non importa che lo disegni tu, vanno bene anche, non lo so, gli assistenti. Tu basta che ci dici come vanno tutti questi combattimenti, noi li facciamo tutti disegnare e stampiamo un volumone che si chiama One Piece, tutte le battaglie che non hai visto. Godrei come un riccio. Guarda, cioè, io sono convinto di una roba. Cioè, ma come un riccio. Io sono convinto di una roba. Ciao, uomo dalla schiena distrutta. Eccolo, è arrivato a cambiare le gerarchie. Scusate, è peggio ancora, non è la mia di una schiena distrutta, è quella di mia moglie. Lo so. E questa è la cosa peggiore. Ma se è la schiena di tua moglie, è anche la tua schiena, perché devi fare tu la roba pesante. Esatto, con il bambino. Teo, fatelo bene il nickname, cioè se vuoi metterti aiuto fai come Aldo Baglio, cioè... Anzi, no, era Giacomino, era Giacomino tra l'altro. Era Giacomo. Era Giovanni. Era Giovanni, vero. Sì, perché anche Giacomino era un poliziotto, è vero. Erano poliziotto, ingegnere e vaso. E uomo delle sorpresine. Esatto, quello che gli caga sopra la sorpresina alla mucca. No, raga, per favore, non traslocate. Non traslocate, che è una roba terrificante, soprattutto con un figlio di 2 anni e mezzo. Ti prego, non me lo dire. Cioè, Federico si sta accorgendo adesso. Federico si sta accorgendo adesso che stiamo traslocando. Aia. Mario, ci devi dire qualcosa? No, come direbbe Ante Rebic, Alma. Esad Rebic. Esad Rebic. Ah, infatti, conosco Esad Rebic. È attaccante del Milan. Cioè, quando non disegna dei volti strani, quando palesemente c'è Ah sì, Mara, tu non hai fatto in tempo perché ho visto che sei entrato solo orora. Sì. Nel loro venerando gruppo Telegram. Sì, sì, ma fate entrare adesso. Ho condiviso cos'è stato sabato, domenica, non mi ricordo, stavo leggendo Gli Eterni di Gillen, disegnati da Rebic. Sì. E per amor del cielo, Rebic è un mostro, è fantastico, è bravissimo, ma ha disimparato a disegnare i visi delle donne. Cioè... Ma c'ho la motivazione, perché in realtà il suo vero nome è Ante Rebic, croato, e sostanzialmente quando è infortunato in campo lui va a disegnare le storie. Lui disegna male quando è infortunato, perché lo vedi in tribuna da San Siro che è lì con l'iPad che intanto fa tutte le illustrazioni. Ma non abbiamo neanche un commento, com'è possibile? No, tranquillo, non abbiamo ancora un commento. No, vabbè, perché l'altra volta quando tu sei andato via e l'ho bannato, mi ha rotto le palle in una maniera devastante. Remiso? Sì, sì, fuori. Cosa ci siamo persi? Ciao Cenere. Sono successi gran cazzi. Bonsoir, ciao a tutti ragazzi. Ciao Cenere. Allora, buonasera Cenere. Piacere. Cenere, ti presento Enrico e buonasera. Mario, che sono nostri affezionati amici. Un piacere ragazzi, un piacere conoscervi. Piacere mio. Ma no, aspetta, Mala, raccontami cosa è successo dopo. E mi sono un attimo perso. Col miso, remiso, lì. Ah no, niente, ha continuato un attimo, ho detto, boh, mi sono rotti i coglioni, fuori, bannato. E quindi abbiamo già avuto 2 vittime nel permaban, nei campi elisi del permaban. 2 vittime nella stessa live, nei campi elisi del permaban. Nella stessa live, sì. Il Valhalla, esatto. Esatto, esattamente. E nel Valhalla, ma... Quando là si intende va là. Esatto. Let's go. Che è esatto. Un po', e mi date questo gancio molto radiofonico, un po' quello che abbiamo pensato
Mi è crashato tutto. Non sento più niente. Mi sono crashati tutti. Non sento più niente e nessuno, ragazzi. Sono spariti tutti. Che brutto segno. Oh, che brutta roba. Funziona la connessione? Sì. E allora, facciamo una roba. Usciamo e rientriamo. Vorrà dire che sarò senza il... Senza... No, ce l'ho. Ok. Ok. Si era bloccato tutto. Infatti sono uscito e rientrato. È crollato tutto. Si era bloccato tutto. Quindi sono uscito e rientrato. Okay. Adesso rientra anche Cenere e quindi ti sei... Ti sei mutato e si siamo mutati tutti. Un messaggio che un'altra app stava utilizzando la videocamera e quindi non potevo usarla su Twitch. Molto bene. Molto benissimo, sì. Ci hanno hackerato, sì. Raga. Ci stiamo tracciando. No, stacca, stacca. È Zucchino che ci monitora. Stacca tutto. Hackerino. Vai, stavi dicendo? Stavo parlando io. Se non mi sbaglio, sì. Ah sì, no, stavo dicendo che va là. Sì. È un po' quello che abbiamo pensato tutti alla fine del panel dei Marvel Studios al D23. Cioè, sì. Proprio io personalmente ho detto e basta. Allora, con tutto che abbiamo già parlato con Harry, a me il trailer di Werewolf by Night è piaciuto tantissimo. È una figata immensa. Perché è totalmente folle. Tra l'altro, considerato che sarà un one-off, un unico episodio speciale di Halloween a cazzo di cane, secondo me e poi c'è l'uomo cosa. Sì, sono d'accordo, però ci tornerei dopo, perché vorrei solo dire quanto è strano per una santa volta sentirti criticare una roba di Feige, veramente. Cioè, è una cosa surreale. Sì, cioè, effettivamente. Non dire strappami le vesti, Kevin Feige, per favore, adesso, ora e subito. Calpesti, quello è per un'altra roba. Non ho capito male cosa stavo dicendo. Calpestami, ma quello di solito lo uso per no, quello è per Jennifer. Quello è per Jennifer. Ok, ci siamo. Bentornato, Cenere. Sono qui. Certi personaggi, forse è meglio neanche nominarli. Succedono fatti strani. Poltergeist. Guarda quella bella edizione del Signore degli Anelli dietro il Cenere. Sì, e io lo sto vedendo dal cellulare, quindi proprio. Bello. Quella è la prima in DVD, se non mi sbaglio, con il cartone. Sì, è bravissimo, è quello cartonato, bravissimo. Ce l'ho anch'io così, regalo di mio nonno a Natale, me lo ricordo. Io ho la versione estesa in DVD, meravigliosa, quella prima edizione, meravigliosa. Io penso che ho la versione stesa, esatto. Ti davano anche le mollette. Sei un asino. Allora, e con questa cocchina bella fresca arrivo, ragazzi. Esatto. Vai. Una cocchina bella fresca. Iniziamo a parlare di questo quarto episodio di She-Hulk. Cominciamo a parlare della periserie. Perché ormai è la periserie. Hai coniato un termine, perfetta. Teo, che è perfetto. Sì. La periserie. E tra l'altro di periserie Madison ne ha fatti tanti, mi sa. Uno dietro l'altro. Io ho finalmente capito che cos'è She-Hulk, cioè che cosa la serie vuole essere. Cioè vuole avere la struttura di New Girl. E a me va benissimo perché io amo New Girl, cioè una serie che a me è sempre piaciuta tantissimo, sempre riso tantissimo, e quella struttura autoconclusiva, adesso che ci siamo levati dalle palle i primi tre episodi, che sono quelli un pochino introduttivi, eccetera, inizia adesso effettivamente, probabilmente diventerà una cosa alla New Girl, alla Brooklyn Nine-Nine, che ti puoi vedere 100 stagioni e va bene. Cioè, esatto. Ci sta, perfetto. Una roba perfetto. Easy, leggera, che non pesa, che ha una durata umana, perché ha una durata veramente umana. Io ti dico, devo ancora vedere il terzo episodio dell'unico anello, non mi ricordo mai l'anello del potere, che è abbastanza impegnativo come durata e come lentezza. Tolkien è sempre stato così. E quindi, cioè, avere una serie che...
mi alleggerisce l'anima, è qualcosa di Pensa che meraviglioso. anche la moglie di Tolkien si lamentava della durezza e della lentezza del marito e della durata anche. Ma c'è l'anima sua, Povero sono Drogo. Ogni sicuro che riferimento è puramente voluto. Certo. Ha E letto, era quindi. granitico come Sauron, di questo sono sicuro. Esatto. Sì, tra l'altro. Però è bello, cioè a me sta piacendo, Anelli Sì, del sì, potere sta sì, sì. piacendo. Beh, chiusa parentesi, nel senso, poi questo non è. Oh, Ma possiamo idem. parlare anche di quello, possiamo parlare di quel cazzo che vogliamo. Esatto. Ecco. No, comunque. Vai, Mala. Cioè, diciamo che questa quarta puntata è stata, diciamo, una bella puntata di Buffy. Cioè, Sì. la scena con Wong e She-Hulk è veramente una scena alla Buffy the Vampire Slayer. Che è Sì. quello che ho detto quando ho visto il trailer di Werewolf by Night. Mi sembrano le puntate musical che facevano in Buffy. Sì, quelle cose che divergono dalla linea principale, visto che per celebrare la morte di Jean-Luc Godard, direi un divertissement. Beh, vabbè, cioè io dopo questa, guarda, chiudo la webcam. L'ultima volta che ho detto io Esatto. E ti divertissement fai mi una avete preso per il sedia. culo, però, eh. Bravo. No, Però io sì, cioè io condivido. No, no, lascio Mario. ci Yours. condivido. No, tra l'altro, la cosa di cui stavo parlando così spruzzo un po' di polemichetta sulla questione è ho parlato con diverse persone che invece non stanno apprezzando tanto questa serie. Ciò che ho detto loro è: secondo me dovete un attimo calmarvi e smetterlo di pensare che ogni serie, che ogni film, che ogni storia che esce debba essere quella rivoluzionaria che porta avanti tutta la mega trama del multiverso. Perché se no non se ne esce più, se no ogni cosa deve essere, passatemi il termine, epico. E Esatto. Che palle con sta parola, guarda. l'epicità stessa così perde di significato. Adesso sono anche discorsi che facevamo nei vari nostri gruppi privati in questi giorni. Esatto. Sì. E se tutto è epico, allora niente epico. Cioè l'epica dovrebbe essere, anche poi epico, il glorioso, il mitologico, tutto quello che va tenuto per i momenti di climax finale. Adesso Esatto. si sta. A parte che si sta ancora costruendo, siamo nella fase iniziale, ma vabbè, una storia può essere semplicemente la storia di un personaggio senza che ci siano chissà quali grandi complotti attorno? Ma infatti, certo. Il problema è che la gente si è dimenticata, adesso farò una delle mie solite battute, però ha senso. La gente si è dimenticata la differenza fra epicità e epicicità, cioè fra quello che deve può essere epico e quello che può anche essere semplicemente divertimento. Fatto bene, intelligente, non stupido, ma divertimento. Poi magari, cioè, Jennifer Walters è un personaggio che può essere tante cose, e magari in un'altra sua iterazione, esattamente come nei fumetti, magari a livello cinematografico, potrà svelare lati della sua personalità, del suo essere personaggio diversi rispetto a quelli che conosciamo per la serie, nella serie. Però non è giustamente obbligatorio che tutto debba essere qualcosa di anche perché sennò poi ragazzi cioè, diventa un lavoro anche guardare serie TV. Sì, Oh, cioè io già certo. lavoro 13 ore al giorno, già mangio merda dalla mattina alla sera come tutti voi, qualsiasi lavoro facciate. Arrivo a casa la sera, io voglio due cose dalla mia vita, voglio stare con mia moglie e mio figlio e in quei momenti in cui non sto con loro o sto con loro e faccio altro, vedere qualcosa di bello. Poi c'è la roba bella che mi fa arrovellare magari per 3 giorni di fila e c'è la roba bella che me la guardo, c'ho il sorriso da un orecchio all'altro per mezz'ora, rido, faccio il tifo per Wong e Madison, spero che la capra Che sia non accadrà Mephisto. mai, lo sai che non No, lo accadrà so, mai. Purtroppo, però cioè, nel caso Wong perché avrà dei dici gran bei gusti. poch'io. Sì, tanto questa è arrivata, cioè, possiamo dire ragazzi che l'attrice che interpreta Madison è proprio un bel figurone. Wong e Madison mi sembra una coppia da American Pie, cioè ve la butto lì proprio Sì. tipo Lo Sherminator e Nadia. Cioè abbiamo Esattamente. Wong Stifler, Perfetto. non sono mica male comunque. Comunque una cosa No, Teo, secondo me hai ragione perché questa serie dichiaratamente non si prende sul serio. Come dicevamo tante volte, dice io sono una comedy e mi presento come comedy. Il peso specifico di questa definizione l'abbiamo avuto finalmente con questa quarta puntata. Abbiamo capito che cacchio serve la rottura della quarta parete. sì. L'altra volta col Mala ci ho parlato per 35 minuti di questa roba, solo di questa roba qui, e
Nell'episodio precedente avete visto che quando rompe la quarta parete, lei proprio bellamente lascia il volante e si rivolge a noi. E praticamente quello ti fa capire che lei sa di essere in un telefilm. Questa certo. volta l'ha distrutta completamente, perché lei si è girata, ci ha guardato e ha detto: ah, fantastico, tutti vogliono Wong. Sicuramente gli indici della serie su Twitter questa settimana saliranno. Abbiamo capito una cosa, che quando rompe la quarta parete non parla Jennifer, ma parla Tatiana. L'attrice parla, anche. Non Shield. Ok, fai di direttamente. È bella. Ti dirò che secondo me, più che Tatiana e più che Jennifer, è proprio She-Hulk a parlare. Cioè, la cosa che ho notato in questo quarto episodio, soprattutto di tutto quello che ho notato, è che finalmente stiamo iniziando a vedere She-Hulk. Cioè, Jennifer sta iniziando a godersela come She-Hulk, sì. ad amare essere She-Hulk. Cioè, le piace, si è visto con il dating con Tinder e tutto quello che poi è seguito, cioè anche il rappresentare Wong con un caso così difficile, scusa, così particolare, sulla magia che ha regalato Aspetta. Dei momenti comedy bellissimi, secondo me. Posso sottolineare una roba che mi è piaciuta tantissimo da, con, diciamo, corregionare il tuo il dating col Tinder. il dating col Tinder. Mi è piaciuto tantissimo. Alla fine, se ci pensi, il 40% delle fighe sono su Tinder. Dove le vai a trovare? Beh, col vero, Tinder, cioè, dai. Cazzo, vado col Tinder, grande. Io vi dirò... Ma voi lo sapete, io lavoro nel marketing e sono di Milano, quindi immaginate che cioè io inserisco 60 inglesismi alla frase, quindi sono abituato a... Abbiamo fatto una call, comunque il business plan non è abbastanza straight, forward... No, non ci dà abbastanza reward nel nostro business, quindi... Ma provochi sufficiente bassa. Engagement con i tuoi post. Guarda, discreto, ma sento anche un po' di reputation, che è un po' difficile. Rimanendo a tema bike... Rimanendo in tema bike, think about it della serie, no? Potremmo dire. Torno un attimo alla rottura della fourth wall, dicendo: secondo me si poteva usare un pochettino di più. Spero che lo facciano nel prossimo episodio. Una bella battuta tipo: ah, volevi Ghost Rider, stronzo, che t'ho visto che nei trailer hai ritrovato il vorrei. Poster, merda. È vero. Vorrei. Esatto. Sarebbe sta... Io pensavo era la puntata più perfetta, eh. Era la puntata sì. perfetta. Sì. Con questo pensavo che entrava... Di... Di ancora più estremo, tipo: ah, volevi vedermi scopare, invece no. quello purtroppo. Guarda, quella è una pecca enorme. Cioè, a me piacerebbe moltissimo che finalmente Marvel facesse una serie super mega Peggy 18, cioè HBO. Proprio libera. Sì, HBO. Cioè, secondo me Shulk non è il prodotto adatto, non lo era neanche su carta, quindi non ho questa aspettativa. Sono molto curioso di vedere che cosa combineranno con Deadpool, questo sì. Esatto. Io sinceramente però vedo scopare Deadpool anche no. Che esatto. No, 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 onestamente, ma anche che non fosse una roba alla HBO, ma fosse una roba alla Ellie McBeal, o comunque classica serie anni 90, o classico film anni 90, cioè sarebbe stata proprio una di quelle gag, una di quelle situazioni molto... molto on point, cioè sarebbe stato veramente ottimo per tutta la situazione. Ho pensato a quello che avete detto poco fa sul fatto che lei inizia a godersi She-Hulk e va in netto contrasto con quella che era la conclusione dell'episodio precedente, cioè sì, lei che ha quello scontro con i quattro muratori si guarda si guarda, mi fa morire che quattro muratori, esatto. Si guarda, mi immagino Ponciroli con la cosa di pane che urla Piera mentre cerca di menarla. Si guarda nel vetro della macchina e non è contenta di quello che vede, no, per niente, non si sente lei, e invece in questa puntata inizia a dire: ok, questa parte qua sono anch'io, anche sì, questo sì. sono io, e quindi e ha degli aspetti positivi anche questa cosa qui, sì. Esatto, sfruttiamolo. E si rende conto che se prima era il brutto anatroccolo, adesso è però, il bel cigno. Però ha avuto anche il finale di puntata gli ha dato qualcosa di cui pensare, il dottore che la rivede in forma normale poi la lascia lì. Quella è da stronzi, quella è veramente quella è proprio da stronzi. Però quella è la classica gag. Però quella è la classica gag di
quelli che vanno a fare gli appuntamenti tirano su una ragazza in discoteca mentre sono completamente ubriachi e poi alla mattina dopo si rendono conto di avere tirato su il demonio in persona. Che poi io apro piccolissima parentesi, se io mi ritrovassi Tatiana Maslany comunque il giorno dopo la Madonna, caso, penso, cioè, che cazzo, io non penso che prendo e me ne vado, cioè, no, anzi, no, ma stai scherzando, è proprio così, prendi, paghi uno lì, prendi due, cioè, la guarda e dico, cioè, è vero, secondo giro bello, siamo entrati sogno il rovescio del maschilismo, vai. Sogno il rovescio, no, io sogno il rovescio della medaglia. Sogno che lei usi questa cosa qui per diventare come Carey Mulligan in Una ragazza promettente, in Promising Young Woman, che prende, inizia ad andare ad abbordare uomini e poi li minaccia delle peggio cose se questi hanno fatto qualcosa di brutto. Sarebbe sì, bello. Comunque, ancora di più, tra l'altro. Il messaggio arriva, ragazzi, un pochino. Io condivido il fatto che lei sia più agio con se stessa. Però effettivamente in tutte le puntate vediamo che lei è costretta, cioè le persone non vogliono Jennifer, vogliono She-Hulk. Sì. Il giornalista sì. Nella puntata prima le chiede di She-Hulk, lei al lavoro si deve presentare come She-Hulk, questo qui come la vede il giorno dopo in forma mano, di lei non gliene fotte niente, lui vuole a She-Hulk. Forse arriverà un pochino il momento in cui la prenderà male questa cosa, cioè di Jennifer al mondo non gliene frega niente. Vai, e oltretutto a fine puntata viene fuori che il marchio di She-Hulk non appartiene a lei. Quindi insomma, questa mamma cosa... mia. Altra genialata totale, di ragazzi. Titania, bellissimo. Questa cosa qua porterà, secondo me, potrebbe portare a un conflitto interiore mica beh, da ridere. Io, guarda, quindi nelle mie micro recensioni... Una parte di te non appartiene a te. Esatto. Sì. Nelle mie micro recensioni ho parlato di un inizio di sottotrama identitaria. Mm. Beh, questa secondo me c'era già dal primo episodio, però, Teo. Sì, però in questo caso qua... Tu hai la netta sensazione che nel momento in cui lei sta iniziando ad accettare l'altro lato della sua personalità, questo accettarsi presenta il conto dall'altra parte. Sai che io ci stavo riflettendo qualche giorno fa, ho avuto la sensazione di vedere un episodio zero. Non so se mi seguite, nel senso, sì. Ho avuto la sensazione di vedere un episodio che è un pochino il pilota che magari è stato anche presentato, proprio come episodio tipo della serie, e i tre episodi precedenti sono serviti successivamente a costruire ciò che avrebbe portato al famoso episodio zero. E ricollegandomi ai fumetti, per la prima volta ho visto la serie di John Byrne. Cioè, se negli episodi precedenti io ho avuto la sensazione di vedere molto di più la run di Dan Slott, ma tantissimo... Questo è proprio un classico numero di Shulk di John Byrne, cioè è veramente, potreste prendere un issue qualsiasi della run di John Byrne e che inizia e finisce nello stesso numero, perché erano quasi tutti autoconclusivi, e avete questa cosa qua, con la rottura della quarta parete fatta in un certo modo, con l'ironia sull'identità di genere, su quelli che sono i ruoli dell'uomo e della donna nei rapporti, no? E anche questa sua consapevolezza di dire adesso basta, cioè voi supereroi mi state rovinando i momenti fighi della mia vita. Io ogni tanto vorrei vedere forse un filino di più di John Byrne con degli insulti alla sceneggiatrice o alla regista. Quello mi piacerebbe molto. Cioè, quello secondo me è il sogno bagnato del finale. Cioè, ricordiamo sì, sempre che il mio, ma anche quello di tutti voi, sogno bagnato del finale di She-Hulk sia proprio lei che rompe la quarta parete, ma fisicamente, come ma vada metti, che Vinfaghi, sì, e vada che Vinfaghi a lamentarsi. Pizza e che Vinfaghi gli fa un discorso alla tipo il potere dell'amicizia, quanto è bella la vita, credi sempre nei tuoi sogni, viva Walt Disney, sicuro. Esatto, però mi fa il discorso di Falcon in Falcon and the Winter Soldier, bravo, ma la più retorica... brutto ancora. Esatto. Come Sandro Curzi, guarda, la retorica come Sandro Curzi. Ecco. Uguale. Peppino Curcio. Oddio. Per un attimo mi sono vergognato di averla sostenuta nella campagna che l'ha portata a essere Capitan America. Io lo dico con Mario, questa cosa off piccolo off topic, poi la pianto. Ogni volta dico a Mario che la famosa litigata tra Mosca e Squittieri si applica a qualsiasi cosa. Template applicabile a qualsiasi situazione della vita. Cioè, è assurdo, ma è un template perfetto per rappresentare qualsiasi... Ho
Anche quella fra Sgarbi e Giuliano Ferrara. Guarda, però, guarda che io ci ho risolto delle discussioni io copiando, facendo copia e incolla di quelle frasi lì. Pazzesco. Cioè, il triangolo Sgarbi, Mosca e Squitieri è il triangolo perfetto che rappresenta la diatriba, la dialettica umana. Cioè, perfetto. È un teorema. Un teorema, ma è pazzesco. Puoi risolvere tutto. In qualsiasi situazione voi siate. No, ma la cercala e mettila. Cercala e mettila. Perché sei dobbiamo pesare. Merda, sei un regista di merda, anche simpaticamente, no, io lo so a memoria, io lo perché sennò io posso dire che Picasso era uno stronzo, esatto, che Michelangelo è una merda e Caravaggio e i poveri agenti dello Shield sono degli eroi, esatto, perfetto. Probabilmente stasera abbiamo migliorato lo scibile umano, non sappiamo in che maniera, però vabbè. Aspetta, quali era Squitieri? Noi abbiamo dato Squitieri versus Sgarbi versus Mosca. Noi abbiamo dato uno strumento alla popolazione, quello che ne faranno sta a loro. Esattamente, esattamente. Queste live tipo Nobel e la dinamite praticamente. Dovrebbero essere più seguite. Io non so che tipo di pubblico abbiamo, cioè sì. Vorrei che si facessero sentire di più. Senza tirare in ballo gli stronzi che poi dobbiamo bannare, vorrei capire quanto di queste puttanate che diciamo, che comunque hanno sempre un senso, riescono a penetrare nelle carni tenere dei giovani, nelle case orgulti, degli italiani, nelle case degli italiani. Allora, non lo sto trovando, ma lo troverò nelle tasche degli italiani. Aspetta, forse ce l'ho io a portata di mano. Ok. Ma io adesso sono sempre nel taschino, è vero. Mario ha un vecchio cellulare su cui non ha nulla tranne la pagina di YouTube aperta con il video, e lui lo estrae, è sempre carico questo cellulare, e lui lo estrae e mette play. Bravo. Quello insieme agli AMV dei Linkin Park con Dragon Ball e poi alla cartella e alle foto di Sydney Sweeney. Esatto, no, quella è nella cartella compiti di scuola, appunti, fisica, moto rettilineo uniforme. E sotto poi c'è. Provato. Comunque stiamo facendo qualunque cosa meno che parlare di questo. Ma va bene. Ma è questo il bello, ragazzi, è questo. Eccolo qua. Arrivo, no, faccio una roba, lo condivido, perché sennò non... Io voglio che tutti i ragazzi in questo momento online si godano questi minuti. Esatto. Bello. Facciamo partire. E poi voglio sentire il vostro parere. La gente da discutere, non è vero che la gente non sopporta la ricchezza. Signori, no? Signori, ricordatevi che i poliziotti guadagnano 2 milioni al mese e rischiano la vita. Come? Che cazzo? Tre di marinai. Parlava di quanto prendono i giocatori e i poliziotti. Trionfo del pubblico. Dopodiché mi sono vergognato per un attimo di essere stato uno dei suoi sostenitori durante la campagna elettorale che l'ha portato in Parlamento. Questo è comprensibile, ha detto solo una cosa per un che attimo non pensa, e l'ha detta soltanto per ottenere un applauso. Un calciatore produce un'emozione che è identica a quella di un artista, e nessuno si stupisce che Picasso sia miliardario. Questo non so se è demagogico o un po' offeso come intervento. Dici di no, un po' tutte e due. Però adesso si scatena di tutto. Ma devo dar ragione. Che tu sei esattamente come Sandro Curzi, fai della retorica insopportabile. I poliziotti non si fa paragonare. Ma è inutile tirar fuori i poliziotti, altrimenti io tiro fuori che cosa? Picasso era uno stronzo, Raffaello era una merda, i poveri soldati sono degli eroi. Ecco, a questo punto si scatena di tutto. Tu hai preso un sacco di soldi con i film, non rompere i coglioni. Tocca a lui adesso, tutto, no? In punta di fioretto, eh? Tocca a lui replicare. I giocatori piacciono a tutti, Entra perché è inutile nascondere. Ma non può fare così. Stai buono. Stai buono. Seduto per Dio. Ridono anche. Attenzione. Sgarbi, guarda che roba! Scusate, allora, vuol dire, lui che abbiamo fatto delle liti al processo, ti ricordi? Al tempo del Napoli. Tu sei un leghista di merda. Vabbè. Allora, scusa Maurizio, non vale. Abbiamo la redazione. Poi, che Sgarbi, cosa hai fatto con la faccia? Ma ha detto leghista di merda. Ma stai a scherzare. È lui che ti ha detto regista di merda. E si va avanti intanto. Tu gli hai detto regista di merda. No, io non ho detto niente. Hanno detto 8 volte merda, ci sguazza Sgarbi.
ma lasciamo che bella trasmissione. Allora, comunque leghista mi sono. Meno leghista. Leghista non l'ha detto, ti prego. Come non l'ha detto? Ma sta scherzando, non capisci. Vai, vai, Vittorio. Ma meno leghista. Comunque meno leghista, sì, tutti abbiamo capito male, eh. Biscardi palesemente sovrastato, sottodimensionato per contenere. Hanno placato gli animi. Però Mosca non ci stava. Eccolo. No, io adesso, no, no, no. Cosa c'è? Io adesso tiro fuori in studio. Lui mi ha detto anche simpaticamente leghista di me. Simpaticamente? Sì, me ne freghista. No. Oh, vabbè, Biscardi. Regista. Tragista. Ha detto leghista. Però giuro che non sono leghista, tanto meno di merda. È una pagina storica della televisione. Mamma, ragazzi, che meraviglia. Gesù Cristo, che Dio non lo vedevo possa, da anni. Che Dio possa proteggere lo spirito di Maurizio Mosca per sempre. Abbiamo fatto anche servizio pubblico comunque. Abbiamo fatto servizio pubblico stasera. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Come Santoro ai tempi della sedia di Travaglio. Cioè. Sì. Quello regalò un governo Berlusconi, tra le tante cose. Alla prima possibile userò tanto meno di merda, me la sono segnata. Erano anni. Che... Qualsiasi cosa ti dicano. Applica questo discorso. Senti, stronzo, io non ho detto così, cioè, è perfetto, la retorica, è tutto applicato. Sì, 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 sì. No, vero, ragazzi, tipo Civil War poteva risolversi così. Assolutamente sì. Cioè, per un attimo mi sono vergognato di aver sostenuto la causa dei diritti civili dei supereroi. È inutile che tu dici che facciamo danni, altrimenti io posso dire che Picasso era uno stronzo, Raffaele era una merda. No, neanche. È inutile che tu dici che noi facciamo danni collaterali. Sono degli eroi. Esatto, perché allora io ti posso dire che Falcon è uno stronzo, che Galactus è una merda, che Thanos ha cancellato metà della tra l'altro sul nostro gruppo Telegram Alfiero scrive entro e la prima cosa che sento è stronzo. Grande, benvenuto Alfi. Grande Alfi. Guardate che è un capolavoro pazzesco. Sì. Potete applicarlo veramente a qualsiasi. Io e Mario ci divertiamo a farlo con ogni genere di tema. Cioè... Beh, intanto è già in galera. Esatto. Tra l'altro. È vero. Marisa, è vero. Nome e cognomi. Marisa, prendi nome e cognomi, Marisa. Così come ci piace andare in dire alla gente che li hanno trovati in Piazza Spromonte comprando 400.000 lire di coca. Buonanima Maurizio, guarda. Assolutamente. Mamma mia. Vero. Quando gli chiedevano quanti soldi aveva lui, arrestatelo, prendetelo subito. No, queste cose che si dice che ecco, io faccio ecco, soldi, vedi che si riapplica. Vedi che si riapplica. Quando qualcuno chiede a Sam Wilson quanti soldi c'è in banca, visto che è andato sull'elastico. No, ma allora no, io qua apro una parentesi. Mi volete spiegare quella minchiata, perdonatemi, di Wilson con le pezze al culo? Cioè, allora tu hai appena salvato il fottuto universo, cioè letteralmente mezzo universo salvato grazie a te, e non ti fanno un prestito in banca. Ma stiamo scherzando. Uccidili, rapisci. È una metafora. È una metafora. Sei nel cioè, ma no. È una metafora, tu devi capire che quella è la metafora del popolo che ha attenzione, sulla attenzione sua perché schiena. Sento una voce di un podcast. Vero? Matte, ti sento con una voce molto da radical chic. No, allora aspetta. No, mi dissocio. Adesso forse la coglierete, aspetta. No. Tutte quelle volte che abbiamo salvato il mondo e non ci è stato dato il giusto credito. Allora io mi sono domandata, ma perché lo facciamo? Le nostre istanze sono le stesse di 20 anni fa. E ma è quindi... Ilaria Blasi? No, è la giornalista dell'Internazionale che fa limoni. Un podcast meraviglioso che tutti dovrebbero ascoltare, drammatico, assurdo, tragico. Passo perché è bellissimo, veramente. Ma lei, ve lo giuro, cioè, c'ha una voce che sembra neanche
neanche l'imitazione di un radical chic, è proprio l'avatar del radical chic. Okay. Ma d'altronde chi è abbonato all'internazionale decide di essere quella cosa. Cioè, io, beh, lo, io lo leggo stato, l'internazionale. Io mi ho scelta, sono stato radical chic per un anno e mezzo, poi ho chiuso perché poi ho preso un herpes. Per quindi... votare il presidente Berlusconi. Giustamente. No, non è vero, però... Comunque, no, è vero... No, sta cosa di Sam la voglio capire anche perché, tornando un attimo a fare bomba. I seri, a bomba, tra le cose del D23 hanno annunciato Captain America New World Order e torna il leader, così. C'è una, c'è una cosa peggiore. Che comunque Kevin io Feige, ho la mia teoria, poi ve la dico. Kevin Feige ha spoilerato in maniera grande come una casa che il leader ci sarà in questa serie di She-Hulk. Oddio, me la sono persa. Ha fatto questo, ha detto, signori, oltre ricomparirà anche The Leader, che sarà, che vedrete nelle prossime settimane in She-Hulk. Quindi, enorme Podemos. Si è sputtanato un colpo di scena, un colpo di scena veramente da merda, ma da merda. Perché quella non è una roba, Feige non gliene frega più un cazzo. Vabbè, però, cioè, capiamoci. Stai costruendo un villain che agisce nell'ombra, manda avanti sti quattro muratori presi praticamente dai campi dietro l'angolo per andare a prendere il sangue di She-Hulk, di Jennifer. Anche quello con Tinder, tra l'altro. Esatto. Quello con Tinder... Il capo! Non ci avevo pensato. Quello no, con ma Tinder... non è lui, non è lo stesso attore. Non è lo stesso attore. Sì, No, quello è Frog Nelson. Quello è Froglip. Quello è Frogman, sì. Esatto. Leader è quello, è lo stesso che c'era in Incredible Hulk. Esatto. Sì, è quello che c'era il crapone. Che tra l'altro lo stesso attore ha fatto il prof... Tra l'altro lo stesso attore ha fatto il prof di Peter Parker in Spider-Man Homecoming. Cioè, nei tre Spider-Man. In più, nei credit della puntata, e nei credit credo per i giornalisti, questo lo leggevo online alcuni giorni fa, hanno inserito che quel tipo che è più interessato a She-Hulk e al suo sangue, l'hanno segnato come, adesso il nome del personaggio non me lo ricordo, però dopo c'è segnato Hulk. Quindi non vorrei che questo fosse un personaggio che è fondamentalmente un appassionato, un fan di Hulk o comunque di quel un genere, fanatico. E sarà la prima vittima del leader che viene, gli dà qualcuno che viene hulkizzato. Sì, esatto. Sì, sì, mi aspetto molta gente hulkizzata io da qui a Captain America da questo punto di vista. Mamma mia, se vi va, dite. Io ho una teoria seria, nel senso... Senza le mie solite puttanate. Allora, la situazione di Sam è semplicemente una metafora, anche parzialmente retorica, se vogliamo. Molto retorica. Sostanzialmente lì che cosa gli dicono? Ricordatevi, per che cosa chiede un prestito lui? Per la barca, se non mi sbaglio. Esatto. Per la sorella. Per la barca. Come è arrivata la popolazione afroamericana in America? Con la barca. Ma dai, sulla barca. Aspetta. Vabbè, mo, sulla schiena, aspetta, sulla schiena e sul sangue degli antenati di Sam Wilson è stata costruita l'America. E ora la popolazione afroamericana non viene riconosciuto ancora nulla. Lui è un eroe che ha salvato il mondo con la sua fatica e il suo sangue e non gli viene riconosciuto nulla. Sì, perché viene anche ripreso con Patriot, nel senso che quando fanno vedere la storia di quel Capitan America che sarebbe dovuto diventare Capitan America, ma che alla fine non lo è mai stato perché è nero, nel periodo dell'apartheid. Tra l'altro c'è Elijah Wood, Bradley. Ci sarà Elijah Wood è... Elijah Wood, Frodo. Spoiler. Esatto. Sì, Frodo Capitan America, però blackface, così politically incorrect. Una follia. Marrone, bellissimo. La faccia di Elijah Wood pittata di nero ma su un corpo gigantesco. Sì, esatto. Ah, tra l'altro, Harry, volevo farti vedere una cosa. Che bello che sei, bello. Madonna mia, Batman of the Future, Batman Beyond. A proposito. È arrivato il momento, dai. Quando arriva il momento capisci. Allora, Montenegro. Noi abbiamo Sì, ti sentiamo. Mario.
Mario. No, 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 non ti sentiamo, Mario. No, guarda, il momento, a quanto pare non era il momento. È okay. Il momento? Mario. Ora mi è il momento. Ho mosso troppo le mani, scusate. Presidente. 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 Noi, noi abbiamo un podcast, come si vede nel nickname qui, che è Storia di Fumetti e Cinema. Ci piace un po' trovare i collegamenti tra fumetti e cinema, appunto raccontare un po' per chi non li conosce, dare dei consigli su come avvicinarsi, soprattutto capire perché le storie di fumetti raccontano determinati personaggi, da cosa si ispirano rispetto alla società, eccetera, eccetera, eccetera. Venerdì sarà il Batman Day di quest'anno. Sabato. E sabato, sì. E quest'anno sono anche i 30 anni di un qualcosa che ha cresciuto la generazione dei millennials, cioè la serie animata di Batman, quella del 92. Eh sì. Quello che faremo io e Enrico, intanto ci siamo fatti in mazzo un bucio così per provare a fare un lavoro certosino, speriamo che venga fuori una gran cosa, perché ci teniamo. Quello che vogliamo fare è raccontare a tutti voi come è nata questa serie, perché è stata così importante nel mondo dell'animazione, quali influenze ha avuto dal mondo del mercato, dal mondo dalla società americana. Quindi saranno 4 puntate in cui proveremo a fare tutto questo. Figo. Non io solo mi permetto di aggiungere me coglioni mi permetto di aggiungere che non solo racconteremo quello che è stato la creazione di quella serie, ma quello che è stato il contesto dei cartoni animati prima di quella serie e che cosa saranno i cartoni animati dopo quella serie, perché Batman The Animated Series o TAS per gli amici è uno spartiacque per la animazione americana e televisiva. Quindi c'è un prima e un dopo Batman TAS e noi speriamo di poter fare un bel lavoro su questo. Che ma sicuramente lo farete, perché siete questo molto, è molto bravi. Interessante, eh? Questo è molto interessante, sì. Namaste. Io sono bello, particolarmente bello. Legato a questa serie, non io solo perché l'ho vista ovviamente, ma anche perché ogni tanto dal nulla, soprattutto di notte al buio, mia moglie mi canta la sigla. Uomo, pipistrello. Allora, l'ho risentita. Attenzione, perché abbiamo una rivelazione. Che ero a Pescara e c'era il concerto di Cristina D'Avena al Pescara Comics. Allora, okay. Noi l'abbiamo ascoltata l'ultima volta tornando dal Lucca Comics lo scorso anno in macchina. Bellissimo. E abbiamo scoperto che sostanzialmente facciamo fare due conti. La serie esce nel 92 in America, però in Italia esce molto dopo. Sì. Nel 94 c'è una persona che fa una certa discesa in campo e usa tutti i mezzi che ha a disposizione per farsi propaganda. Ora, pensiamo bene al testo di questa canzone. Ragazzi, Henry, lascia la parola a te. È fortissimo, è giustissimo. Combatte con lealtà, con caparbietà, con abilità. Sono tutti aggettivi perfettamente affidabili alla figura del presidente Berlusconi. Ma nell'extended version è dice evidente. Anche l'Italia è il paese che amo. Appunto. Quindi è assolutamente una canzone apologetica di Forza Italia, ma è inutile girarsi. È strano che non dica, che non ci sia la frase invincibile, perché sennò era proprio una dichiarazione d'amore verso il Berlusconi. No, cavaliere era... oscuro. Scusate, combatte con lealtà, con caparbietà, con abilità. L'abilità. E fanno tutti rima con figa. Batman era la personificazione di Silvio Berlusconi, ma è evidente. Miliardario, fascista. Con una doppia vita, fascista, tra l'altro. Va figa. Va figa, tra l'altro, quindi perfetto. Tra l'altro con ex prostitute, come Catwoman, è la storia quadra perfettamente. No, perché no, questo era un dettaglio decisivo. Questa è la prova finale. Che è lui, cioè, infatti non hai mai visto Berlusconi e Batman insieme. Mai, mai visti nella stessa stanza. Cioè, io mi immagino Christian Bale alle spalle del villain che dice io sono Silvio. Ma infatti, infatti voi non sapete che la vera trasposizione del arrivo ritorno tra del un Cavaliere... secondo, perché arrivo con una chicca. Ok, la vera trasposizione del ritorno del Cavaliere Oscuro sarà con Tony Servillo nei panni di Bruce Wayne. Questo è il nuovo fronte del multiverso. Ma voglio far vedere una cosa. Vai. Anche lui ha il gusto della teatralità. Girala.
No, vabbè. È il Jolly Joker delle elezioni del 2008. Ho scritto vota Silvio Presidente, cioè una cosa, no, come vota Harvey Dent. L'ho trovata per terra a caso nel 2018, a caso, ma completamente a caso, e adesso è il mio santino perfetto nel portafogli che conservo vicino al cuore, perché è un oggetto di una rara bellezza. Andiamo sul personale, andiamo sul personale, cito. Jolly Joker, ma io penso ogni volta alla scena di Nolan, perfetto, me lo vedo Gordon che passa la carta, anche lui ha il gusto della tetralità. La carta però è sporca di fard. Anche lui ha gli zigomi tirati come Jack Nicholson. Esatto. Ragazzi, benvenuti su TikTok. Ragazzi, è il miglior profilo di tutti i tempi. Sotto quel video ci sono i commenti più belli che abbia mai letto in vita mia. Il primo commento è di uno che sotto questo video agghiacciante scrive: ragazzi, il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Cara, hai mai danzato di notte col pallido plenilunio? Cribbio. Cribbio. No, vabbè, dai. Hai mai danzato di notte col pallido plenilunio mentre, come si chiama, Galliani ci tiene la mano? No. Adriano, penso a parametro Galliani, Robin. Galliani, Robin. Galliani, Arlequin. Galliani, Arlequin, ragazzi. Fede e Robin, anche per statura, perfetto. Fede è proprio Robin, con la mascherina. Questa la devo girare a paglia. Teo, questa la devo girare a paglia. È vero. Paglia che il nostro amico uomo meme di Nerdosterone. E cioè, su sta roba qua ci fa una quantità di meme che non finisce più. Sì, no, questa fare un intero fumetto su questa roba qui, veramente. Ma li hanno fatti. Guarda, perché anni, allora, tutti gli anni a Lucca, nella zona Games, io incontro questa software house indipendente. Cosa? Sì, che fanno appunto tutti questi picchiaduro, a parte, vabbè, fantastici. Nella lineup dei personaggi ci sono tutti i personaggi e Mussolini a testa in giù. L'immagine di Mussolini a testa in giù. E c'è sempre anche Berlusconi, eccetera, eccetera. E fanno questi picchiaduro fantastici. Secondo me, siccome l'anno scorso avevo visto delle finte locandine di cinepanettoni declinati in modo lovecraftiano, non escludo che ci siano anche dei fumetti in cui Berlusconi viene parodiato come uno pseudo antieroe. È anche apparso in alcuni manga Berlusconi. No, sì, ma ci hanno fatto anche La clinica dell'amore. Hanno fatto anche un fumetto italiano in stile manga su Berlusconi. Sì, Maria. Vi giro un'immagine che merita, secondo me, veramente importante. Staremo mica ribaltando le sorti di un'elezione adesso. Sapete che stiamo facendo esattamente come Santoro, cioè Forza Italia prenderà il 60% dopo questa live, senza alcun motivo. Madonna. No, non riesco. Attenzione. Non lo vedo, ma lo puoi condividere, se schiacci sotto condividi. Harry, hai mandato una roba con tipo 12 righe, di allora... una stringa di 12 righe. Sì, esatto. Allora condivido. Simarillion. Tu condividi che io lo metto... Vediamo. In bella vista. Se riesco... È un, okay. un virus. Ecco qua. Non so se vedete, ma a parte questa agghiacciante... Ok. Allora, dai, ma, a parte... ma è un fumetto veramente sta roba? Sì, allora, sì, quello qua, lì. Cioè questa... No, questa è un'immagine atroce di un hentai con Berlusconi e Sarkozy. Questo quello è un fumetto. È un manga. Non avrei mai pensato Berlusconi di sentire queste parole. Dell'editrice della torre. Che si chiama Quel sogno di tanto tempo fa. Esatto. E questo è Cibi Berlusconi. Questo qua. E poi qua c'è lui alla fine dello shonen dopo aver sconfitto. Allora, i allora. E... Ragazzi, sì. È il sequel di Your Name. Allora, ci racconto, vi racconto questo easter egg. Ci raccontò Sommo Buta al Comic Con di Napoli, perché lui fece queste due dirette dove lesse il fumetto su Berlusconi.
Che bello. E bello. Quelli dell'editrice che La bello. Torre dissero che quella serie lì, quei due volumi lì, ce li avevano nel magazzino, cioè ce li avevano da anni nel magazzino e nessuno se lo cagava. Dopo che lui ha fatto quella diretta, gli hanno vuotato il magazzino. Questa cosa qua. Adesso io un po' sono curioso, francamente. Cioè, da mezza voglia di comprarmelo. No, a chi è che vanno i soldi? A un disegnatore, credo sia napoletano, Matteo Principe. Ma perché l'ha fatto? C'era un intento parodistico o elegiaco? È palesemente affascinato dalla figura del presidente. Presidente? Quindi... Mario? Mario? Presidente? Io vorrei anche il libro di Berlusconi, si chiama Verso il Partito della Libertà, c'è una foto probabilmente del 30 avanti Cristo, la stessa foto di Berlusconi, e io sono rapito da queste cose, adesso chiudo perché se non ce la fa. Esatto. No, ma raga... Io ho un fetish per la Seconda Repubblica, voi dovete sapere che ho un fetish pazzesco per la Seconda Repubblica. Sai perché, Harry? Mastella, Rutelli, sai perché? Fini. Perché sei troppo giovane per averla vissuta. Una cosa, l'unico Mefisto che vedremo nelle serie. Adesso uscirà la variant con in omaggio la maschera di Berlusconi, come negli... la variant metal foil. Bellissimo. Esatto. Così si fanno le rapine come in Tre Uomini e una Gamba con qualcuno che si dice: vabbè, Berlusconi sta sui coglioni con la maschera. Ma perché mi hai dovuto dare la maschera di Cossiga? Ma che è Cossiga? È Karl Popper. Torniamo ieri, a bomba sul a D23. Bomba, sì, se no andiamo avanti fino a mezzanotte. Esatto. Torniamo a bomba sul D23. Io dico che c'è un grande alone di mistero nonostante il trailer uscito su Secret Invasion. Cioè, mi aspetto tanto da quella. Sì, tantissimo. Anch'io. Cioè, a me quello e il trailer che hanno fatto vedere di Werewolf by the Night sono piaciuti un sacco. Proprio perché sono due cose completamente distanti da quello che stiamo guardando adesso. Ma cioè... invece, sapete su cosa sto trovando tanta polemica? Sì. Sul cast dei Thunderbolts. Come mai? Sì. Perché? Perché in realtà il motivo non lo so, vedo solo che c'è una poca continuità rispetto alla controparte cartacea, magari la mancanza di Abominio. Io ho visto aspetta, no, no, non è così, aspetta, posso alzare? Lascio a te perché io non gli ho dato tanto seguito, gli ho giusto scrollati così velocemente. La differenza fondamentale che è sempre esistita tra la Suicide Squad e i Thunderbolts è che i Thunderbolts sono arrivati in un contesto fumettistico molto particolare e Busiek aveva costruito una trama fichissima che sfociava in un colpo di scena clamoroso, ok? Svelava agli stessi lettori che quei personaggi erano in realtà dei cialtroni e degli ex criminali e non erano presentati esattamente come tali fin dall'inizio, e non a tutti i membri. Quindi c'era un intreccio già interno e preesistente alla trama. Una trama che tra l'altro si poteva benissimo riportare. Su questo io sono completamente d'accordo. Invece hai costruito questi Thunderbolts. Passami il termine, secondo me, Dark Avengers. Sì, bravo. Cioè, i primi Thunderbolts erano molto più alla Dark Avengers, con la differenza di Dark Avengers tu sapevi fin dall'inizio benissimo. No, però sai cosa? Secondo me manca quell'elemento che hai detto tu degli outsider, perché questi non lo sono. Guarda, problema che tanti hanno detto su questa squadra è che è una squadra, proprio come dice Sbumbam Bumbam Belli, è che non ha diversità. Complimenti per averlo letto così tutto d'un fiato. Oramai lo dico da un po', sono allenato. Ma guarda, ci rimanevo male le ultime due live, ho capito che si è allenato di proposito il Mala. Perché non è una cosa proprio... Nella stanza lo spirito del tempo. Esatto. Ma credetemi ragazzi, ci ho passato due live, facevo... Belli? Come scrive Belli? Ci ho rinunciato io. Prego. La cosa, cioè, hanno creato un gruppo che è fondamentalmente poco vario. Cioè hai Red Guardian, che è praticamente la controparte del russa del Cap. C'è anche lo scudo. Sì. E c'è anche Winter Soldier. Ha inserito anche US Agent. Quindi praticamente hai
tre versioni diverse di praticamente di Cap. Poi hai Yelena Belova e dall'altra parte hai Taskmaster, che è un'altra vedova e soprattutto, vabbè, è quella che combatte sfruttando gli stili degli altri. Quindi abbiamo anche un ipotetico quarto Cap, perché anche lei combatte con sto scudo. Cioè, hai poca diversità, hai poca diversità tra i personaggi. È quello che hanno visto. Cioè, hanno visto sei personaggi che bene o male sono intercambiabili come allora, stili. Posso dire solo una... A me questa cosa non dà tanto fastidio, perché poi mi interessa più come mi racconti l'amalgama del gruppo e come vuoi raccontare l'evolversi della situazione. La cosa che forse mi ha lasciato un po' così è non vedere nel poster il barone, perché così è come se mi volessero pensare già dall'inizio che sia il villain della storia. Ecco, io aggiungo una cosa. Quando i Thunderbolts sono apparsi, in quel periodo storico, nel Marvel Comics Universe, gli Avengers erano in un'altra dimensione a combattere on Slot, ok? Avengers, Fantastici 4, X-Men... Non c'erano più i Fantastici 4, non c'erano l'altro. Più, esatto, non c'erano più. Quindi i Thunderbolts si sono proposti al mondo come dei nuovi Avengers. Sì, sì. E ma hanno millantato di esserlo all'inizio proprio per idea del barone. Esatto. No, più che altro parte di loro si era quasi veramente autoconvinta di essere degli eroi, quando invece esatto. Altri erano proprio convinti della serie, proprio no. La butto lì, è una un po' di questa megalomania, chiamatela come vi pare, è il primo termine che mi è uscito, è poi quella che ha ingigantito Slott facendo Superior Spider-Man con Octavius. Che però ha spaccato. A me sì. Sì. Vabbè, off topic, cioè... In quel contesto non ci sono gli Avengers, i Thunderbolts sono i nuovi Avengers. Adesso nell'MCU gli Avengers non ci sono, perché non ci sono effettivamente. Non abbiamo più notizie degli Avengers dopo Endgame. E quindi sì, ok, forse riprendi la questione del proporti come nuovo team di Avengers. Però ragazzi... Cioè, e c'è la Contessa, livello... dovevo dirlo, scusa. Contessa, Aduchessa. E c'è anche chissà Ghost. Chissà come ti sei arrazzato quando hai visto la Contessa nel posto. È stato fuori di testa, cioè già è barzottissimo. Cioè, mi scrive subito, zio, la Contessa. Non è vero, non è andata così. Però, guardatevi quella serie della Madonna che è VIP con la Julia Louis-Dreyfus, che è una perla della televisione. Ma VIP è quella con Pamela Anderson e... No, non credo. Mi ricordo quella. Quella con Massimo Boldi che fa la guardia del corpo. Bellissimo filmone. Però cioè, per chiudere il discorso, poi non giuro che mi taccio. Cioè, anche la lineup del team mi lascia un po' così. Cioè, la trovo senza il barone, che era fondamentale nei Thunderbolts. Nei primi Thunderbolts, il barone aveva un carisma clamoroso. Era l'anti-Capitan America. Era fantastico perché era un fottuto nazista vestito da Capitan America. Ed era una bomba come idea. Senza il barone, a me questi Thunderbolts dicono poco. Cioè, vedo una lineup di personaggi un po' anonimi che non sono guidati da un mega leader alla barone. Io credo una cosa. Credo che Feige in questa situazione abbia tenuto una parte della lineup nascosta. Perché hanno lasciato fuori, per dirtene un paio, Abominio. Che hai in questa serie sarà. E ci sarà di ma sicuro. Sai che, non lo so, io ho paura di no, ragazzi. E perché se ci Team fosse Rock, She-Hulk? Cioè, no, esatto. She-Hulk perché no. Ragazzi, Tim Roth è un attore che si fa pagare. Cioè, tra niente. Hai lasciato non la vorrei parte... neanche nei Thunderbolts, She-Hulk. Hai lasciato da parte il barone, e il barone può darsi che lo tiri dentro e... Lo tiri dentro magari come membro del gruppo, subito magari non c'è e entra dentro successivamente... per portare avanti quella trama che abbiamo visto in The Falcon and the Winter Soldier e con, come si chiama l'agente 13 nella serie? Sharon Carter. Sì, Sharon ha un titolo alla fine che non mi ricordo. E... il procura Snator, sì, quello comunque. Il procuratore. Sì, The Broker. Che però aspettiamo di vedere... Io aspetto di vedere Secret Invasion per vedere Sharon Carter. Cioè, cosa farà Sharon Carter, perché... Me la conta mica giusta. E secondo me non è manca un personaggio che è stato estrapolato in una serie ed è stato lasciato perdere completamente, che è White Vision. La visione bianca. Sì.
Quello è stato, è stato riesumato e fatto sparire. Sì, questo è questo. E leggevo sì, oggi, questo ci sta. E leggevo oggi anche un altro possibile personaggio per inserire un contesto anche di diverso di poteri. Potresti metterci dentro Agatha Harkness, perché avrà Coven of Chaos e hai un po' di diversificazione, ma dipende che tipo di lineup vuoi creare. Cioè, se vuoi creare una lineup un po' più differenziata, e allora ci puoi inserire anche Agatha Harkness, che ti lascia un po' la parte magica, o se vuoi fare una lineup più muscolare. Più che altro io sono curioso, ce ne passerà di acqua sotto i ponti, però sarò curioso di vedere se sarà un film di una squadra one shot o se effettivamente terranno fino alle Secret Wars delle squadre parallele, perché ci sono loro, poi in futuro si riformeranno gli Avengers, poi ci saranno altre squadre, e chi più ne ha più ne metta, perché tra l'altro è vero, non esistono più in questo momento gli Avengers, perché Iron Man non c'è più, perché Cap non c'è più, perché di Spider-Man nessuno se ne ricorda, o meglio di Peter Parker nessuno se ne ricorda, e... Thor nello spazio, è tutto da ricreare, è tutto da ricreare. Hulk se n'è andato adesso. Occhio di Falco ha mollato. Esatto. I Vendicatori divisi. Non ci sono più gli Avengers, che è anche normale dopo tutto questo tempo, cioè nel senso l'MCU ha necessariamente, in quanto ha degli interpreti di carne e ossa, la necessità di creare una legacy. Molto più di quello che si può realizzare su carta. Su carta tu puoi raccontare le storie degli stessi personaggi per 100 anni e farli morire, resuscitare, eccetera. Il tempo non passa, sì. Al cinema non puoi. Ma ho capito male io, ragazzi, esce nel 2024 questo... Sì, è l'ultimo film della fase 5. Sì. Ah, ecco, forse allora idealmente hanno presentato il cast, proprio l'ossatura del cast dei protagonisti, e come sta dicendo il Mala, anche un paio di voi, gli antagonisti hanno meno peso. Cioè, potrebbero avere un peso importante la trama, però per il marketing fa vedere la squadra. Sì, capito? Anche perché la macrotrama la stanno ancora scrivendo, costruendo con le serie e con i film. Eh sì. Esattamente. Pensavo quello. Anche perché devi ancora concludere la fase 4, quindi tutta la fase di presentazione dei possibili membri futuri. Io sono sempre più convinto che infatti il vero turning point da cui si inizierà a fare sul serio sarà Secret Invasion, perché riporterà la figura di Nick Fury sulla Terra, perché tutte le questioni politiche inizieranno a tornare al pettine, perché finora le questioni serie dal punto di vista politico l'abbiamo vista solamente in Falcon and the Winter Soldier. Le altre serie erano per lo più questioni personali, perché Moon Knight è stata personale, perché Miss Marvel è stata personale, perché Loki era multiversale ma in un'altra dimensione, in un altro tempo. Sono storie molto intime e personali. Falcon and the Winter Soldier è l'unico che ha iniziato a mettere un po' di sassolini, infatti ci ha presentato US Agent e la Contessa, che poi e anche il futuro Patriot. Esatto. Perché avendo inserito il buon vecchio Carl Humbley come il vecchio cap di colore, hanno inserito anche il ragazzino che sarà il nuovo Patriot, quindi... Patriot Boy. Esatto, quindi un altro personaggio che andrà a rimpolpare le file. È un'altra squadra che si formerà, perché si formeranno gli Young Avengers in futuro. Eh sì. Ma è inevitabile. Ma ragazzi, voi invece, faccio un'inversione a U. Poi vi lascio un secondo, vado a controllare un attimo l'andamento delle cose di là, perché sento un silenzio terrificante. Ma cosa ne pensate di questa totale, completa assenza di qualsiasi tipo di briciola di notizie sui mutanti? Che non è il momento di introdurli ora, che se ne parla dopo le Secret Wars. Ecco, assolutamente. Appunto, sono completamente d'accordo. Anche io a questo punto penso che i mutanti arriveranno dopo le Secret Wars. Assolutamente. Ah, io ribadisco la famosa... E per ora Feige trollerà. Cioè, io e Mario l'abbiamo detto più volte, abbiamo questa famosa scommessa in gioco. Cioè, la nostra idea è che Secret Wars porterà a un reset. A un reset. Che, tra l'altro, riprendendo il discorso sugli Young Avengers, non necessariamente, effettivamente, ben pensandoci, i Young Avengers si potrebbero effettivamente realizzare. Vi spiego perché. Perché se ci sarà un reset dopo Secret Wars, sarà plausibile un recasting di alcuni ruoli. Vero. Un soft reboot. Sì, cioè Secret Wars ti permette di unire tutti i vari
come posso dire, territori che oggi non sono più parte dell'MCU, che magari sono stati gestiti nel passato da altre case di produzione, tra cui gli X-Men, quelli di First Class, piuttosto che quelli classici, i Fantastici 4, Spider-Man, se vogliono proprio fare a cafonata Morbius, Kraven, questi personaggi qua, Venom... Tu hai voglia di morbare, tu hai voglia di morbare. Io sto morbando fortissimo, raga. Cioè, in questo momento sto veramente morbando di brutto. Mamma mia, proprio morbo addosso. Guarda, sto morbando addosso. Proprio una roba Morbius. Schifo, raga. Arrivo. Però sono dell'idea che faranno confluire tutto su un'ultima terra, e questo permetterà poi di introdurre definitivamente i mutanti in, in una terra dove i mutanti ci sono sempre stati. Sì, perché è normale che sia così. È la cosa più razionale. L'avevamo detto prima dell'uscita di Strange. E dove se ti pensa... Cioè, adesso sto provando un attimo a fantascrivere nella mia testa. A immaginarmi un ipotetico mondo dopo le Secret Wars, dove c'è un'unica timeline, dove bene o male ci sono stati degli eventi storici comuni per tutti, quindi sai che c'è stata la Seconda Guerra Mondiale con l'Olocausto e quello che è successo in tutti i mondi possibili, quindi sia Fox che MCU, e quindi ti puoi permettere di far rientrare un Magneto con con la sua legacy storica, cosa che adesso non potresti fare. Esattamente. Magari. Quello, e far inserire anche altri personaggi, come per esempio un secondo Iron Man, un secondo Cap, ricastare questi personaggi che sono nel cuore comunque del pubblico, sia perché comunque sono sta anche per esempio un Hulk che in questa, cioè fino adesso è stato distrattato enormemente, e quindi avere la possibilità di ricostruirlo, ridargli peso, importanza e quel background narrativo che aveva nel primo film e che poi pian pianino è andato scemando fino a quella cosa orribile dello Smart Hulk, e secondo me è ottimo. Ma anche perché, ora non vorrei dire, però prima di quello che è stato l'MCU era pratica comune nei cinecomics recastare i personaggi, ripartire da zero e fare cose diverse. E non è che ci siamo goduti brutti film, ragazzi, perché alla fine la trilogia di Raimi, i vari Batman, quasi tutti, forse l'unico che a me non ha fatto impazzire era Ben Affleck, però bene o male a me tutti i Batman sono piaciuti. Ti stringerei la mano in questo momento. Ben Affleck? Ben Affleck proprio non riesco a digerire. No, neanche io. In quel ruolo, chiariamoci. Sì. Ma forse Ben Affleck... è un attore, un regista, è uno sceneggiatore veramente di talento, veramente in gamba. Sì, quando si relaziona con un supereroe non c'entra niente. Cioè, lo devo dire. Cioè, Daredevil, ricordiamo, io l'ho ritenuto allucinante. Come Batman non ce lo vedo. A parte che a me non piace quel Batman. Stilizzato in quella maniera non mi piace proprio. Secondo me, no, vabbè, cioè, non volevo riaprirla la pagina Dawn of Justice, però cioè, quel film lì ha preso gli elementi sbagliati di The Dark Knight Returns e li ha messi in un film dove la storia non aveva né capo né coda. Onestamente, non lo voglio neanche giudicare il Batman di Ben Affleck, perché allora tu secondo già, me hai cioè dal punto di vista della sceneggiatura, no? Vai, Enrico. Era solo una frase a sé. No, dicevo che secondo me quel film lì, come dicevi tu bene Mario, ha ripreso proprio delle cose a spezzoni di vari Batman, cioè voleva rappresentarci un Batman probabilmente più simile a quello dei cartoni animati di Batman The Animated Series, ma al tempo stesso ci ha ficcato dentro degli elementi del Ritorno del Cavaliere Oscuro, e poi ci ha ficcato dentro delle cose malissimo dal Batman di Nolan, interpretate malissimo. È quello il problema, un minestrone. Mentre invece, secondo me, poi vabbè, magari mi sbaglio, qualcuno avrà tutto il diritto di giudicare questa cosa. Secondo me il Superman di Snyder non è completamente scritto male. No, il Superman di Henry Cavill secondo me è... Allora io... È stato mi toccate... Non completamente, è il Superman sbagliato, perché è il Superman di... La storia che mi ha anche recentemente prestato per il domani? No, Brian Azzarello e Jimmy Stewart. Aspetta,
Te lo dico subito perché ce l'ho. Sì, è per il domani, no? Avevo detto per il domani. Quello è un Superman che non ha niente a che vedere con i Superman storici, quello che Superman rappresenta. Secondo me si è ispirato Snyder alla storia sbagliata per scrivere Superman. Io ho un'altra teoria. Ha una sua coerenza. Io ho un'altra teoria e su Superman, come potete vedere, andate un po' sul personale col sottoscritto, perché è un personaggio che secondo me in tanti non capiscono e lo etichettano e lo bollano come ok, sei Gesù Cristo, puoi fare tutto. Non è così. Per me, a me esteticamente piace molto Henry Cavill come Superman. Man of Steel ha avuto tutta una prima mezz'ora di racconto su Krypton che è favolosa, visivamente è bellissima. Il problema che ho avuto io con quel film è che ci hanno mostrato un buon Superman, soprattutto dal punto di vista action. Infatti poi alla stessa con Zao per le scene di Icarus in volo si è rifatta le scene di Man of Steel, ma un pessimo Clark Kent, un inesistente quasi Clark Kent, perché la cosa bella che piace a me personalmente di Superman è che lui diventa Superman e non diventa Kal-El per via dell'educazione che hanno dato i genitori Jonathan e Martha a Clark Kent. La cosa bella di Superman è che lui è la... Ragazzi, scusatemi. Lui ama... La situazione è drammatica di là. Vi devo salutare. Era il silenzio sbagliato. Sta sclerando di brutto, scusatemi. Tranquillo. Alla prossima, è ciao, sempre Teo. Una meraviglia stare con voi, ragazzi. Ciao. Ciao Teo. Ciao bello. Ciao Teo. Concludo e poi vi lascio la parola. Superman è tale perché prende le cose migliori dell'educazione umana che gli danno Jonathan e Martha e si mette al servizio degli altri. L'altruismo prima di tutto. In Man of Steel c'è Jonathan che si sacrifica perché gli dice non far vedere i tuoi poteri, ma Clark Kent per l'educazione che ha avuto proprio Jonathan Kent non avrebbe mai permesso una cosa del genere. Anche perché tanto non l'avrebbero neanche visto, aperta esatto. Parentesi. E soprattutto Kevin Costner, Jonathan Kent non avrebbe mai detto a un giovane Clark Kent forse sarebbe stato meglio lasciar morire i ragazzini che stavano annegando nell'autobus. Esatto. Cioè, io non so se siete d'accordo, ma complessivamente penso che il miglior, almeno parlo lato mio, al di là di Christopher Reeve, che è fantastico per tutta l'epoca che rappresenta, per i valori che rappresenta, per la statualità etica che rappresenta. E perché Chris O'Donnell poi rivoluziona anche Lex Luthor, diciamola questa cosa. Sì, perché poi è da lì che John Byrne si ispira a un Lex che non è più lo scienziato pazzo, ma è un ricco capitalista mega miliardario. Regagnano. Non ci fosse stato... Esatto, se non ci fosse stato l'uomo d'acciaio di John Byrne, oggi staremmo parlando di tutto un altro Lex Luthor. Complessivamente per me, al di là di Christopher Reeve, che secondo me è proprio un'icona e basta, cioè esatto. È indiscutibile, eccetera, il miglior Superman per me complessivo è stato quello di Smallville. Tom Welling. Sono pazzo, Tom Welling. Però come Clark Kent è quello con il quale ho empatizzato di più, ho capito molto di più, cioè comprendi diciamo che sbatti è Superman. Sì. È uno sbatti. Sì, è vero. Nel male delle serie enorme. Nel male delle serie CW quella lì ha avuto dei buoni momenti. Infatti ho il metodo Smallville che ho elaborato. Ti guardi i primi episodi di ogni stagione, quello di metà e quello finale, e ti sei fatto una storia ottima di Superman, ottima no, però accettabile per capire chi è il personaggio. Hanno fatto ma se vedi Smallville oppure come diceva lui, no scusami, sempre te, Cavill nel ruolo di Superman, non è bello vedere Superman che interviene, solleva un palazzo con un braccio, spara i raggi laser, se la cava sempre, o la discussione non è se sappia volare veramente o se lui si riesce a librare con la forza dei salti, cioè, è bello vedere l'uomo nella merda, perché lui è un uomo, ha il potere di un dio, ma è bello vederlo, non per cattiveria, è bello vederlo con dilemmi di una persona comune. Sì. Tu potresti spegnere un incendio, potresti prosciugare l'oceano, i tuoi cazzi sono quelli di una persona normale. Ecco perché nell'Uomo di Acciaio, secondo me hanno scritto una parte bella, no scusatemi, una parte bruttissima per Ben Affleck, perché lui è un grande attore. Invece Cavill ha dato il meglio di sé. Io ho empatizzato dicendo, ma guarda, questo uomo al bordo di una vasca che non riesce a aiutare la donna che ama. Si caga in mano per lei. Ha dei problemi come ce l'avrei io. Su questo vi do pienamente ragione e quel ruolo è stato spettacolare. Condivido. Io voglio citare un attimo Dario Moccia che lo disse in una delle sue live, parlando tra l'altro anche di Stagioni, che è forse una delle più, forse la migliore storia di Superman. Maybe.
La cosa che lui dice è: la storia di Superman trasposta al cinema è bella, sarebbe bella se raccontassi, come dicevi tu poco fa, Genere, l'uomo che può salvare tutti, però quell'unica volta che non ci riesce va in depressione perché non ci è riuscito. Ed è questo il bello di Superman. Sì. Ma ti viene in mente la frase, no? Tu vedi un uomo veramente che può entrare in depressione, che pensa, a cosa mi serve tutto questo potere? Cioè, se lui non salva anche solo una persona, ma magari non solo importante per lui, ma la madre di una bambina, questa persona pensa, a che cazzo mi serve tutto questo potere? E là, quello è un bel dilemma. Invece, scusate se lo dico più volte, Affleck mi sembrava, devo interpretare una persona arrabbiata perché sono arrabbiato e mi hanno scritto la parte arrabbiata. Era un po' un pesce fuor d'acqua, non sì, mi ha convinto sì, il personaggio. Sì, sì. Su questo tema io consiglio a tutti quelli che ci stanno seguendo una storia bellissima, recente, di Superman, che spiega perfettamente quello che hai detto, Cenere, cioè Su nel cielo, che è una storia di Tom King, disegnata da Adam Kubert, credo, uscita nel 2018, questa esatto, adesso raccolta da Panini. Questa è una storia stupenda che spiega quanto... Regalo di compleanno della persona che sta parlando ora. Sì. Questa è la storia perfetta per spiegare quanto una sola vita per Superman conti quanto tutto l'universo e quanto sia difficile per Superman convivere con questo problema, abbandonare, cioè anche il ruolo di Lois Lane, della famiglia di Superman, perché oggi Superman ha una famiglia, ha un figlio, ha una moglie, eccetera, quanto sia difficile anche per loro accettare questa cosa e sapere di essere, di avere il peso di convivere con l'uomo che salva non la Terra, il cazzo di universo, ragazzi. E secondo me la cosa più bella di Superman, ma prima o poi secondo me andrebbe fatta una puntata ad hoc su Superman, su qualsiasi cosa, è vederlo fare sempre la cosa giusta, che lo rende assolutamente non noioso. Cioè, per quanto le persone possano il punto è che lui fa la cosa giusta non in quanto super potente Kal-El, ma in quanto guidato dagli istinti umani con cui lo hanno guidato. Esatto. Cioè, lui prende sempre la scelta giusta ed è una guida. E chi ti viene a dire che Superman è noioso per questo, secondo me è un filo un uomo di merda. Te lo dico con la massima sincerità. Ti ridarei la mano ora. Ecco, cioè chi ha questo culto per gli anti-eroi, secondo me è un po' una persona di merda, perché probabilmente vuole rivedere tutta la merda che c'ha dentro di lui, fatta anche dagli altri. È proprio tossicità e negatività. È una, okay? Forse una poca accettazione del fatto, okay, che possano esserci persone virtuose. No, è un parere personalissimo, però io quando leggo un supereroe voglio fissato. Vedere una persona migliore di me. Io voglio vedere una persona che mi sappia ispirare, non una persona che faccia più schifo di me o che faccia schifo tanto quanto me. Però questo è un problema della nostra epoca. C'è un bellissimo saggio di politica internazionale che si chiama Mediocrazia di Alain, Dio mio, stasera mi mancano un attimo le parole. Si chiama Arnaud, come quello che voleva comprare il Milan. Alain Arnaud. Alain Arnaud, scusatemi. Parla di quello che è il dramma della nostra epoca, cioè il fatto che si sia instaurato un mega regime su tutti gli aspetti, culturale, politico, sociale, tecnologico, di mediocrità. Cioè la mediocrità ha deciso di diventare il nuovo paradigma del secolo, mentre prima noi attraverso i media osservavamo personaggi che ci erano superiori perché ci dovevano dare una linea di miglioramento, ci dovevano ispirare al miglioramento. Certamente. Oggi noi siamo nel periodo del paradigma del livellamento, cioè io ho bisogno di vedere persone che siano come me, che facciano schifo come me, che mi facciano sentire meglio, perché siamo continuamente egoriferiti e incapaci di proiettarci verso un miglioramento personale. Infatti in America spopola TMZ che va a cercare le peggio cose di ogni persona che ha un minimo di fama. Sì. Guarda Enrico, ti piacerebbe una frase di Marilyn Manson, che io cito spesso. Io apprezzo moltissimo, tra l'altro, e ti stringerei la mano. Guarda fratello, sposo completamente la tua teoria, perché secondo me le persone intelligentissime, lasciamo stare le cazzate, satanismo, che poi, cioè, quelle sono puttanate, no? Adolescenziali, su via. Allora, diciamo che forse c'è un problema adesso con la cronaca recente, ecco.
No, senza, però... non mi riferivo a niente. Le persone che parlano di quelle cose come se fossero reali, no, quando in realtà è la durazione di se stessi. Così la vede Manson, non la vede come magia o sovrannaturale, è proprio il culto di se stessi. La frase di Manson è: le persone sono stupidi, l'individuo è intelligente. Ed è questo, è questa la differenza. Tra l'altro, mi hai dato un assist, perché una cosa la voglio proprio dire. Io vedo tanta qualità, siete due ragazzi splendidi, sono veramente felice di avervi conosciuto. Grazie Mala, sono grande. Però ragazzi, un problema di internet, che è un mezzo potentissimo in mano a persone discutibili, perché nessuno è migliore. Gli edgelords sono, cioè, il problema degli antieroi è Frank Castle, perché tutti vedono nell'antieroe The Punisher. L'antieroe non è The Punisher. The Punisher è un tipo di antieroe. Cioè, rendiamoci conto che hanno dovuto modificare il suo logo perché se ne erano appropriati i... Veramente? Sì. Con la saga di Jason Aaron hanno dovuto cambiare il logo storico di The Punisher perché i nazifascisti americani, tra i quali c'erano coloro che fecero irruzione il 6 gennaio alla Casa Bianca, hanno fatto loro questo simbolo. Che poi fa ridere perché, cioè, il Punisher probabilmente li avrebbe presi a crivellate, cioè, sì, di punto di vista. Vabbè, quello che fa ridere è che il Punisher li avrebbe letteralmente massacrati a colpi di fucile, però sai che secondo me, Cenere, il Punisher oggi è l'antieroe più superato e più quasi demodé che c'è. Sì. Cioè io vedo la gente impazzire. Guarda, vi faccio un paragone, no? Perché io, assistendo al successo di The Boys, che è una serie dalla qualità enorme, indiscutibile, però come al solito viene assorbita male, ok? Vero. Esattamente come è stato assorbito male American Psycho, che è diventato un simbolo di questi edgelord insopportabili che non comprendono... dell'ultra-yuppismo. Ecco. Bret Easton Ellis è uno scrittore geniale. Esatto, il film glorifica perché ha messo una faccina troppo bella sulla faccia di Patrick Bateman. Ma Bateman, letto il libro, che io ho letto e consiglio, Bateman è disgustoso, è un personaggio ripugnante. Il libro non vuole far altro che spiegarti quanto faccia schifo quella società. Poi rappresentato in quel modo sembra quasi figo, e devo dire che quando hai 17 anni un po' figo lo sembra. Quando superi l'età puberale, santo Dio, e proprio a guardare American Psycho, Bateman lo odi, fa schifo, vorresti sparargli in testa. È questo il discorso. Recentemente ho fatto una... Vai, scusami, potevo dire. No, ma chiudo rapidissimo. No, non era niente di che. The Boys, secondo me, è stato recepito allo stesso modo. The Boys ci vuole far vedere quanto facciano cagare le persone di quel tipo. Ma ovviamente le persone, che in gran parte sono così, e mi dispiace dirlo perché sono un pochino misantropo, lo dico con la massima sincerità, le persone che sono in gran parte così hanno detto: ah, che figo patriota, ah, che figo questi che spaccano tutto, aprono, sono tutti drogati, si ammazzano, si sparano, che bello, ah, che bello, Superman super mega cattivo, eccetera, eccetera. È questo il problema, e secondo me, messi a paragone, il Punisher con i vari The Boys e compagnia, Punisher sembra una roba deducante, è proprio una cosa deducante. Sì. Ora noi sappiamo Ennis che personaggio è, chi è, cosa ha fatto, eccetera, e le motivazioni che ci sono dietro, che tra l'altro è un rancore nei confronti delle companies, anche puerile secondo me, però vabbè. Però boh, cioè, non so ragazzi, io sono un po' controcorrente su questa cosa. Io vorrei vedere Superman buono, non ne posso più di vedere Superman cattivi, mi sono rotti i coglioni di vedere Superman cattivi. Io voglio vedere un Superman che Mario sorride ai bambini. Mario ha detto una frase intelligente. Superman è buono perché è educato da genitori umani. Patriota non ha avuto genitori, Patriota è cresciuto in cattività, per quello è un pezzo di merda, non ha esempio, non ha moralità. Per lui non esiste il bene o il male, per lui la soddisfazione da narcisista. Vai. È proprio il prodotto del capitalismo, patriota, viene creato in provetta per essere un prodotto commerciale. Marketing puro. Comunque sulla cosa del Punisher superato,
soprattutto adesso dal punto di vista cinematografico è ultra superato, cioè veniamo da un decennio, ma in realtà è un trentennio a livello di cinema d'azione, dove The Punisher è proprio lo stile del protagonista di qualsiasi film d'azione, sì, di serie B, sì, 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 o anche di serie, sì, A, che è prima sparo, sì, poi faccio domande. È proprio io credo che sia un grande problema, incazzato col mondo, cioè anche io lo stesso, anche lo stesso John Wick, per intendere qualcosa, sì, è esattamente qualcosa che va a richiamare lo stilema e la narrazione del punitore. Ma infatti punitore io sono... adesso al cinema è qualcosa che non avrebbe troppo appeal. È un po' anacronistico, sì. Io sì, infatti avrei un po' di paura e non saprei neanche come portarlo dentro un Marvel Cinematic Universe oggi, ma perché? Perché Punisher rappresenta forse, forse qui sbaglio nell'interpretazione, perché avrei bisogno di leggere ancora molte altre storie del punitore, lo ammetto, è l'uomo che prende e agisce, la prima cosa che fa prende e agisce l'uomo forte, e il problema è che stiamo vivendo una situazione ai confini dell'Europa in questo momento, partita da un uomo che si reputa un uomo forte, esatto, che... come dire, portando al cinema un elemento del genere, magari facendotelo passare anche per un, tra virgolette, buono, insomma. Infatti, ti aggiungo un'altra cosa. Rischi di fare un po' di misleading, ecco. Ti aggiungo un'altra cosa, proprio perché hai fatto il collegamento con la storia contemporanea. La mia paura più grossa, vedendo quella che è la lineup, per esempio, dei Thunderbolts nel film, è che si possa creare una storia partendo da due blocchi contrapposti. Se tu guardi i personaggi che sono presenti, sono due line-up speculari con un, sì, personaggio al centro che ha fatto parte di uno e dell'altro. Tra l'altro, tra l'altro sono tre russi e tre americani, sì sì sì. Esattamente. Hai al centro il Winter Soldier, che è stato sia da una parte che dall'altra. Hai Red Guardian e... Yelena e Taskmaster. Ah già, Taskmaster, che vero, sono comunque dell'ambiente russo, e dall'altra parte hai US Agent e Ghost, e hai sarebbe Mala, se posso dire la mia, sarebbe folle intraprendere da parte loro ogni genere di dialettica attuale, sì, cioè sarebbe una follia, sarebbe, cioè, una follia sicuramente, no, ma una il follia, rischio, ma non lo faranno mai, il rischio c'è, perché tu parti dal presupposto che questi comunque, volere o volare, erano nemici. Sì, 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 sì. Vedrete che il film uscirà nel 2024, quando magicamente la guerra sarà conclusa, Putin sarà caduto e al governo della Russia ci sarà un filo americano. Pensavo Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, che per me è assolutamente legittimo. Come è legittimo, è plausibile. Ma tra l'altro, secondo me verrebbe amato alla follia in Russia, cioè, sicuro. E quindi vedrete, Thunderbolts sarà il film dell'unità finalmente dopo 100 anni di guerra tra Stati Uniti e Russia. Pensate che bello! Cioè, io una riflessione che spesso faccio è che se devo pensare a storie di antieroi che guarderei volentieri nel 2022, secondo me è un antieroe. Lo dico perché sono di parte, amo le sue storie a fumetti. Un antieroe bello da vedere oggi è Moon Knight, e la serie non mi ha dato proprio tutto ciò che avrei voluto. L'unico episodio di Moon Knight che mi ha dato il vero Moon Knight per me è stato il quinto episodio, quando ci ha raccontato quelli che sono i traumi del suo passato. Vero. Secondo me, se vuoi raccontare un antieroe, devi raccontare una persona fragile che fa fatica a vivere con queste sue fragilità. Una piccola parentesi, ti ricedo subito la parola. Una cosa, da scrittore la devo dire. Ragazzi, guardiamo gli ultimi 200 anni di letteratura. Un antieroe sono i miei preferiti. Il mio, lo dico già che mi conoscete meglio, il mio fumetto preferito per sempre sarà Berserk, oltre che One Piece, ovviamente. Però un antieroe non è uno che fa cose cattive. L'antieroe non è colui che fa cose cattive con un fine buono. L'antieroe è il simbolo dell'imperfezione. Diamo l'immagine agli spettatori di questa cosa qui. Ragazzi, fissatevi una cosa molto semplicemente per fruire meglio delle opere. È tanto antieroe Gazzo di Berserk, quanto Batman, quanto Don Chisciotte. L'eroe imperfetto.
da tanti punti di vista. No, non è l'eroe malvagio, non se è posso, il buono mancato. Se posso dare io un consiglio cinematografico, Gran Torino di Clint Eastwood. Perfetto. Bravo, ma esatto. Bellissimo. Sì, esatto. Sì. Vero, vero. The Mask. Sembra una minchiata. È stupido, però è The Mask. Che poi non c'entra niente col fumetto originale, però è The Mask. Sì. Perché Stanley è effettivamente un protagonista positivo, perché non è cattivo, santo cielo, cioè fa quella rapina per godersi un attimo una serata, ma è vessato dalla vita e ha tanti problemi, ma non ammazza nessuno, non fa male a nessuno. È quella la definizione, sì, esattamente. Ma guarda, come stavo leggendo i primi volumi, il cofanetto, cioè il volume, quello deluxe delle Tartarughe Ninja dell'IDV, cioè, belle. Allora, mamma mia. Onestamente... L'ho guardato con molto interesse, ti invidio un po'. Leonardo lì, che per tutti è il cavaliere senza macchia, Leonardo lì è un antieroe. Sì, più sì, di sì. Raffaello, Leonardo è un antieroe. Sì. Vuole poi essere... Raffaello è quello protagonista anche delle storie ultra violente di Eastman anni dopo. Perché è mala? Perché su sta cosa di Leonardo antieroe mi cascano le braccia, dico la verità. Ti sembra una cazzata? Perché può sembrare una cazzata, no, perché noi siamo abituati... No, fermati. Perché noi siamo abituati a vedere il Leonardo dai cartoni animati, che è il samurai, è il personaggio tutto d'un pezzo, è quello che non deve cedere mai ed è quello che fa da leader alla squadra. È anche il cocco di Splinter. Esatto. Lì è un personaggio che... non riesce a trovare al momento il suo ruolo nella famiglia. Si sente un capitano, cioè sente di dover essere un comandante, sente di dover esserli davanti, ma non riesce ad esserlo. Sente di dover avere il carisma di comandare la squadra, di essere il fratello più anziano, ma non ha questa verve, non ha questa spinta, che avrà poi più avanti. E quello l'ho visto proprio come un personaggio imperfetto. Su quello hanno ripreso moltissimo lo stile di Claremont su Ciclope. Mm. Cioè come, non so se avete letto gli X-Men di Claremont, però Claremont ha affrontato più e più volte il tema di Ciclope. Io ho notato molto parallelismo tra Leonardo e Ciclope. Cioè questo ruolo con Splinter, che sarebbe Xavier, quindi... Insomma, Ciclope ha in Xavier una figura paterna che non ha mai avuto... Ed è un po' quello che si sente il primo figlio, no? Che deve guidare tutti gli altri. E quanto è uno sbatti, quanto è una responsabilità difficile da portare avanti, perché devi sempre dare il buon esempio. E se dai il cattivo esempio, fai una pessima figura e hai questa angoscia personale. Secondo me Ciclope, questo è un po' il leitmotiv di Ciclope. E oggi lo sta trattando anche Magneto. Oggi lo sta trattando molto bene Jerry Duggan, secondo me, sulla regular. Ma molto bene, non pensavo che sarebbe andato così bene Duggan, però sta veramente facendo, io sto seguendo in italiano, e sta facendo veramente, non fa rimpiangere Hickman, secondo me. Io a breve recupererò praticamente 2 anni di X-Men, perché teoricamente dovrei fare Marvel Unlimited, e praticamente devo recuperare dall'inizio del Gala Infernale in poi. Dai, ma te li do io. Tanto qua tra me e Mario si è creato un tunnel di scambi fumettosi incredibile. Così praticamente gli ultimi buchi sulla libreria, visto che non abbiamo più spazio, ce li continuiamo a scambiare. Io ho sempre dei buchi in libreria grazie allo scambio con Mario, che è una cosa fondamentale, perché altrimenti io non saprei dove tenerli, quindi è uno comunque continuo. Vorrei tornare un attimo su quello che era l'argomento iniziale della serata. Giusto. Perché abbiamo parlato Marvel e tutto quanto, in DC abbiamo fatto una bellissima parentesi. Ragazzi, in DC doveva esserci un evento che hanno annullato all'ultimo, adesso è continuato a saltare quello che doveva diventare la figura di riferimento dell'universo. DC purtroppo sta non so più cosa, io non so più cosa aspettarmi, anzi un'idea forse me la sono fatta, ma ve la dico dopo. DC purtroppo si sta trovando in una situazione di... si trova in mezzo alla tempesta, mettiamola sì. Così, è proprio in mezzo sì. Alla tempesta. Ha avuto un cambio di guardia che mai come adesso ne aveva bisogno, perché tutta la gestione di Yamada
è stata una gestione delirante, veramente delirante. Sì. Di Hamada, scusate. È stata una gestione delirante. Avevano bisogno di qualcuno che dicesse: bene, signori, adesso fermi, ragioniamo su dove vogliamo andare, ragioniamo su cosa vogliamo fare. E perlomeno, al di là di alcune serie, alcune cose che sono state chiuse, purtroppo per fortuna, o film già registrati che non sono stati buttati fuori, io mi ritrovo in questo momento a pensare che la DC si trova piantato nella tempesta. Deve un attimo aspettare che il tornado, che il ciclone finisca e poi va avanti. E di mezzo c'è stata anche l'acquisizione con Discovery. Discovery, ragazzi, io poi, lungi da me puoi fare considerazioni qualitative sulle aziende, però da quello che ho imparato un pochino a vedere, Discovery ha una gestione molto ballerina dei prodotti che acquisisce. Cioè, non ha una strategia a lunghissimo termine, ma molto spesso li acquisisce a breve termine per poi abbandonarli anche morenti. Butta fuori subito. Sì, questo è anche il caso anche in gestioni non dirette dal global, ma direttamente dislocate. Cioè, in Italia, per esempio, quello che Discovery ha fatto con i diritti della WWE è stato estremamente fallimentare. In Italia Discovery ha preso la WWE e l'ha trasmessa nel peggiore dei modi possibile, e quando si è reso conto che non valeva più niente l'ha un po' abbandonata a se stessa, non ci ha più investito una lira. Beh, io adesso onestamente non lo so, perché la seguo in lingua originale, non so come stia andando come programmazione attualmente. Male, troppo indietro. Sono abbastanza indietro e praticamente... È tardissima notte poi. Tarda notte, ci sono delle repliche durante il weekend, perché a me capita di vedere SmackDown alla domenica mattina, per esempio. Ma sfalsato, in chiaro? Cioè, tipo, è indietro di una settimana, mi sembra. Credo che sia indietro di più di una settimana. Forse indietro di 2 settimane. 2? Ok. 2 settimane, però... E fa 2022. Ma 2022 è difficile andare avanti in TV in chiaro con questa cosa. No, qui, è impossibile. Dovevano acquistarla e trasmetterla su una piattaforma e in diretta. Beh, ma è vero che anche loro hanno la piattaforma di Discovery, non fanno nulla? Cioè, me lo dico proprio da te la trasmettono in USA, ma non con il commento in italiano, e potrebbero, cioè... Boh, non lo so, sì, ragazzi, sì. Però al di là di quello... Guarda, su quello dovrei chiedere al buon vecchio Michele Posa, che... Al Bardo, che tra l'altro abbiamo avuto, perché era giù a Pescara, poi comunque abbiamo... un buon rapporto come canale, perché l'abbiamo avuto varie volte qua in live, e sabato e domenica abbiamo avuto la fortuna di averlo là a Pescara e metterci lì a fare due chiacchiere ed era al tavolo con noi sabato sera, quindi... Io ci tenevo, volevo un attimo dire la mia teoria, così magari vi lancio un po'... Siccome da domani partirà il secondo format che portiamo di solito avanti sul podcast con Enrico, che sono le weekly strips, cioè in 5 minuti in genere vi spieghiamo quelli che sono o dei personaggi o delle storie in breve a fumetti, iniziamo quello che è la marcia di avvicinamento verso Black Adam, perché il prossimo film che c'è di sì è Black Adam con The Rock il 21 di ottobre. Domani iniziamo, rullo di tamburi, raccontandovi cos'è la Justice Society of America. Perché nel film in brevissimo, spacchettando i vari membri meritano dei capitoli a parte molto lunghi, e hanno delle storie che Geoff Johns ha scritto che veramente meritano la lettura. Con la Justice Society, secondo noi si potrebbe veramente, come dice The Rock, rischedulare le gerarchie dell'universo DC. Perché la Justice Society non è sulla terra degli eroi che abbiamo visto finora, ma su un'altra terra, dove il tempo scorre regolarmente, e quindi si potrebbe veramente usare questo stratagemma per quasi resettare tutto quanto. Ora, il vero reset sarebbe dovuto essere con Flashpoint, ma sappiamo benissimo la gestazione travagliata che sta avendo a causa dei problemi di Ezra Miller. Quindi non è detto che se degli sceneggiatori con un minimo di conoscenza, di cultura e con delle buone fonti a disposizione ci hanno messo mano, non è detto che non possano provare a resettare in questa maniera. Tra l'altro stanno facendo dei reshoot abbastanza pesanti su The Flash.
Ecco, no, io tra l'altro mi collego a quello che dice Mario, per dire, perché poi ne abbiamo parlato tra noi quando abbiamo registrato la puntata e ci siamo resi conto che effettivamente torna, cioè Larry Cavill non appare alla fine di Shazam, ok? Non lo vediamo in volto, quindi sarebbe assolutamente lecito pensare che Shazam e Black Adam, che sono effettivamente gli unici film che continueranno ad uscire di tutto quello che è il DC. C'è anche Aquaman. C'è anche Aquaman, oh. E c'è anche The Flash, che però non si sa ancora quando uscirà. Però io voglio vederlo The Aquaman, perché magari The Aquaman è su Terra 2. Ed è un altro di quei film che sta andando sotto pesanti reshoot. Sì. O chiude il cerchio su Terra 1. Quindi è assolutamente plausibile che quello che stiamo guardando adesso è su Terra 2 e che verrà introdotta Terra 1, magari con un nuovo recasting, con un nuovo film su Superman, con The Batman, perché no? Che magari può essere integrato, spero, da un certo punto di vista, in quello che è il DC Universo attuale. O magari, con la Terra 2 decideranno finalmente di andare avanti, ognuno per la propria strada, perché secondo me è meglio andare avanti a piccoli passi. The Batman è andato bene, fatelo andare avanti per la sua strada per adesso. Ma certo, cioè il tema è che DC da anni insegue il treno della Marvel per quanto riguarda i film, e in questo terribile obbligo che sentono nei confronti dell'MCU hanno commesso delle cazzate epocali, quando in realtà DC doveva fare DC, doveva semplicemente fare DC. Fare i suoi ben amati film, puntare su Batman, puntare su Superman e provare a introdurre eroi singolarmente, senza dover costruire una continuity, una minchiata. Cioè, un passo alla volta, devo fare un passettino alla volta. Ma sono racconti diversi. Alla fine la Marvel magari ha in maniera più esplicita e concreta ha le mani mischiate con quella che è la realtà che ci circonda, perché fa molti riferimenti alla nostra società. DC invece è una vera e propria mitologia parallela, non che non faccia riferimenti alla realtà, però loro hanno una storia molto più lunga, quindi ci sta che abbiano creato una loro mitologia, e le storie singole spesso sono anche andate meglio rispetto a quelle che sono i crossover, la legacy di Superman, la legacy di Batman e le loro storie di cui abbiamo anche parlato durante questa live fanno quasi storia a sé rispetto a quello che è tutto magari il mega universo Marvel. Sì, assolutamente. Ma poi è inutile girarci ma avere una tua lore, capito? Cioè, allora, la Marvel si adagia sul nostro mondo con le nostre regole e tutto quanto. Come dici te, una propria mitologia, avere una propria lore. Se hai addirittura una tua... Faccio un esempio letterario. Edgar Allan Poe ha tinto da tutti gli orrori questo mondo ed era un fuoriclasse. Lovecraft aveva il proprio pantheon di dei e aveva una propria cosmogonia ed è stato inimitabile. Okay. Magari poteva fare una cosa del genere. Esattamente, capito? Cioè, quando hai una storia proprio tua, cioè, tendenzialmente potresti spaccare veramente molto di più, potresti bucare lo schermo. Invece se guardi la Marvel... Fantasy. Ma capisci Enrico, cioè praticamente non devi guardare la Marvel, ha già fatto 12 film, fanne uno buono, poi ne fai un altro. Esatto, ed è per questo che sono stato contento di vedere The Batman. Esatto. The Batman è un film a sé, che se ne fotte di tutto quello che è stato fatto prima, che cerca di rappresentare al meglio ciò che significa per Batman diventare Bruce Wayne. Esatto, e viceversa. Esatto. E secondo me è un film azzeccatissimo che ho rivisto tra l'altro settimana scorsa ed è ancora più bello di come lo ricordavo. Cazzo, oh, grazie, è ancora più bello di come lo ricordavo. Grazie ragazzi. Cioè, se posso dire la mia. E io sono completamente d'accordo con te, Cenere. Cioè, secondo me da DC dovrebbe fare quello che sa fare, cioè i suoi film stand-alone, perché DC l'ha sempre fatto prima che si iniziasse a fare fanculo, perché quando ha iniziato a fare Superman e ha fatto il Batman di Tim Burton e ha fatto il Batman del 66, quando il cinecomic era non esisteva, era esatto. Impensabile, ed ebbe un successo straordinario. Quindi se oggi noi parliamo di cinecomics, lo dobbiamo alla DC, ed è inutile girarci intorno, è così. Esatto. E poi, scusate, hanno fatto la prima serie live action di Superman negli anni 30, cioè di cosa parliamo? Esatto. Il cartone di Superman, il cartone di Superman del quale parleremo nel nostro special su Batman, è ad oggi, a distanza quasi di 100 anni, un capolavoro pazzesco di qualità dell'animazione. È senza senso. Se guardate oggi il cartone di Superman degli anni 20-30, non ha senso la qualità dell'animazione, non ha senso per l'epoca che era. No, ma è giusto,
Tu stai parlando di quasi un secolo, ragazzi. Guardiamo sì. l'animazione e la qualità di un Cowboy Bebop e guarda quello che è uscito nel 2022. Ma regge il confronto con qualunque cosa, eh? Certo, certo. Esatto. Sì. Anzi, molto spesso è meglio. Anche beh, perché ragazzi, si sono assottigliati. Scusatemi, ma Akira ha dato lezioni di cinema e oggi tutti i film riprendono quella la meravigliosa scena della moto. Cosa? Esatto. Ciao proprio. Ciao proprio. Il Nope di Jordan Peele recentemente ha rifatto la stessa scena della caduta in moto del giornalista di TMZ con il casco argentato, tra l'altro. Ah, cioè, beh, cosa bello Nope, mi è piaciuto un sacco. Devo vederlo. Mi è piaciuto veramente tanto. Bel film. Beh, raga. Eh sì, ne abbiamo dette stasera. Decisamente. Mi dispiace per i ragazzi che sono rimasti ad ascoltare Buta fino adesso e poi dopo sono venuti qua e adesso vengono qua per la chiusura. Quindi, ragazzi, direi che possiamo chiudere e ci vediamo la prossima settimana con She-Hulk e i nostri sproloqui e divagando di là e di qua. Come capita Mala, sempre. Grazie. Mala, grazie, per noi è sempre un piacere e un onore. Ne approfitto solo per fare un ultimo spam. Vai, fallo assolutamente. Io e Mario siamo di Storia di Fumetti e Cinema, il vostro podcast preferito per quanto riguarda i fumetti, per quanto riguarda il cinema e per quanto riguarda i cinecomics. E vi consigliamo di seguirci su Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google, Amazon Music, dove cavolo volete, su Instagram, su TikTok, su YouTube. Abbiamo un gruppo Telegram, potete assolutamente chiederci di entrare, e ci fa piacere, e ogni settimana pubblichiamo tante puntate, quindi se ci volete seguire, grazie mille. Namaste. Okay. Se volete qualità, seguite sti ragazzi, fidatevi. Io ti voglio bene, ti ho conosciuto stasera. Infatti, ragazzi, io sono la voce e la verità, perché li ho conosciuti stasera, lo dico di cuore, sinceramente. Grazie. No, vabbè, vai a ascoltarti le puntate prima, che magari puoi trovare qualcosa con cui non sei d'accordo, eccetera. E ogni critica comunque va strabene, perché No, è meglio avere un fronte comune su cui confrontarsi, appunto, tranquillamente. A voglia. Ok, ragazzi, direi che possiamo chiudere qua e ci vediamo alla prossima. Ciao belli! Grazie. Grazie mille. Ciao gente.